Allora, buonasera, siamo in live, come si dice. Ringrazio innanzitutto tutti i nostri studenti, studentesse, ricercatori, professori, i magistrati che ci seguono delle diverse giurisdizioni. Siamo davvero in tanti. Passerei immediatamente la parola al presidente Buscema, che oggi è giudice costituzionale, ma al quale va la mia personale gratitudine del tutto il Consiglio di Presidenza che ha presieduto fino a qualche giorno fa, anche in relazione alla istituzione della nostra scuola che lui ha fortemente voluto e gli sono grato non solo perché è uno strumento che abbiamo potuto sperimentare in fase di Covid, ma anche perché lui ha voluto insieme al Consiglio darmi il privilegio di presiederla come primo presidente. Angelo, ti passo la parola e ti ringrazio ancora della tua presenza di oggi. Grazie Francesco, io inizio ovviamente, intanto ringrazio e saluto tutti i presenti collegati da remoto. Mi piace salutare Filippo Patroni Griffi, Presidente del Consiglio di Stato, il Procuratore Generale Aggiunto della Corte di Cassazione Luigi Salvato, il Presidente dell'Unione Nazionale, Dottore Commercialisti, Esperti Contabili, Matteo Delise. Poi volevo ringraziare il mio applauso per questa iniziativa, iniziativa che insomma, come albo del lavoro del Cultore dell'Opera che viene presentata oggi. Francesco Fimanò, che io ho avuto il piacere di con cui ho avuto il piacere di potermi conoscere nell'occasione della sua elezione, la nomina a componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti e soprattutto Presidente della Scuola di Alta Formazione Francesco Staderini, Direttore Scientifico dell'Università Mercatorum, il Presidente Antonio Catricalaggia, Consigliere di Stato, Presidente dell'Antitrust, Raffaele Cantone, che saluto con grande affetto, Procuratore della Repubblica presso il Mar di Perugia e già Presidente dell'ANAC. Tutti questi li ascolteremo in questa giornata. Questa è un'occasione in un momento di emergenza sanitaria senza precedenti, che però ci consente di incontrarci e scambiare riflessioni e approfondire tematiche di sicuro interesse. Lo studio e la conoscenza non devono mai arrestarsi, perché come dice il Dalai Lama, sono i migliori amici che ci guidano nei momenti più difficili. Detto questo, non vorrei elencare tutti coloro che interverranno, ma mi piace ricordare il professor Stefano Battini, presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, la professoressa Fabiana Massa, consigliere d'amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti, che ho il piacere di così oggi di poterla rincontrare dopo le sedute alle quali abbiamo partecipato insieme al consiglio d'amministrazione, il giudice Lorenzo Calcagno, componente anch'esso del consiglio direttivo della scuola della Superiore dell'Amministrazione, il professor Fabrizio Di Marzio, componente del consiglio direttivo della scuola Superiore della Magistratura, il professore e amico Francesco Capalbo, ordinario di economia aziendale, componente del consiglio di sorveglianza dell'OIC, e il professor Antonio Ricchio, presidente dell'ANVUR. La loro qualificata esperienza di accademici e docenti ci offriranno sicuramente preziose riflessioni sull'universo delle società pubbliche. Partecipo con piacere a questo seminario interattivo che rappresenta un'occasione davvero propizia per una narrazione delle società pubbliche sulle norme che ne regolano l'attività in un periodo così delicato e preoccupante per la condizione economica e sociale del nostro Paese. I due volumi che approfondiscono con chiarezza espositiva temi costantemente molto dibattuti e oggetto di vitale interpretazione e qualificazione dei fenomeni alla luce delle norme esistenti, talora molto frammentate e poco sistematiche, espongono un quadro ragionato, estremamente aggiornato sul piano normativo e dottrinale della disciplina relativa alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche. Il tutto è confezionato con un sapiente intreccio tra diritto ed economia, che valorizza la sensibilità ai mutamenti dell'ambiente sociale ed economico. Per i tutori economici, peraltro, è necessaria l'elaborazione di regole lineari e prevedibili per orientarsi nelle scelte di investimento e nella valutazione degli scenari di rischio, soprattutto in fasi di crisi e di trasformazioni economiche e sociali. Anche l'incertezza normativa, infatti, è tra i fattori di freno al progresso del nostro Paese. Con i loro contributi, gli autori sapientemente offrono ad ampio spettro una visione d'insieme
e organica del variegato mondo delle società pubbliche, curando con perizia la descrizione di realtà che ho avuto modo di osservare, di trattare durante il mio mandato come Presidente della Corte dei Conti e che continuerò a seguire con vero interesse come giudice della Corte Costituzionale. Difatti, la gestione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, che è stato oggetto di attenzione da parte del legislatore sotto molteplici aspetti, dalla tutela della concorrenza ai riflessi delle standardizzazioni sul bilancio degli enti soci, si pone al centro dei controlli della Corte dei Conti a livello centrale e locale, costituendo un tema cruciale nel coordinamento della finanza pubblica. Con riguardo alla gestione contabile, inoltre rivestono particolare rilievo le tematiche della responsabilità amministrativa e contabile dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo di società partecipate pubbliche. Di interesse è anche la materia dei sistemi di controllo interno delle società e degli ambiti di connessione con le funzioni della Corte dei Conti, come anche le norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali e la prevenzione della corruzione nelle società pubbliche. Temi questi efficacemente trattati nella pubblicazione che rende più agevole anche agli stessi operatori l'orientamento in una materia sempre in evoluzione, in cui, in assenza di deroghe espresse, la regola generale è quella di applicare alla società a partecipazione pubblica le norme codicistiche sulle società e quelle generali di diritto privato, in un'ottica di volta in volta interpretativa e ricostruttiva. L'attenzione agli strumenti economici costituisce una nuova lente di osservazione che apre una migliore e più completa conoscenza dell'universo delle società a partecipazione pubblica. Un assetto sovrabbondante di precetti di natura diversa, prodotto dalla stratificazione e combinazione di regole spesso scarsamente sistematiche e derivate da un complesso insieme di fonti differenti, genera una crescente indeterminatezza giuridica che rischia la disapplicazione di fatto delle norme e aumenta le ingiustizie e le diseguaglianze. Il disordine normativo, infatti, rende sempre più incerta la vita delle imprese e dei cittadini, limitando il loro spazio di libertà di azione. Un'effettiva tutela del bene comune richiede sia l'adeguamento delle regole alle circostanze e nuovi valori emergenti da una società in veloce mutamento, sia la ricomposizione a sintesi delle molteplici esperienze e fattori armonizzati in un quadro giuridico unitario che rifletta la coerenza e la razionalità dell'ordinamento, fondamentale per lo svolgimento ordinario della vita delle comunità. Considerato l'innegabile rapporto tra le dinamiche del diritto e la continua evoluzione della complessa e liquida realtà sociale, i numerosi contributi raccolti nei volumi forniscono agli utenti la possibilità di osservare l'ampio scenario che caratterizza la materia delle società pubbliche. Concludo il mio intervento manifestando sincera gratitudine agli ottimi curatori e validi coautori per l'impegno profuso in questo saggio, al quale auguro un sicuro successo editoriale e soprattutto lo sviluppo di un confronto ragionato e costruttivo tra studiosi e operatori, che dilati scenari innovativi e rendono un servizio alla comunità intera, propulsivo per la ripresa del Paese e vitale per affrontare e superare insieme le complessità e per guardare al futuro con una visione di sistema. Con questo mio saluto desidero formulare quindi gli auguri di buon lavoro e portare il mio saluto personale, se mi consentite, affettuoso in particolar modo al professor Fimarò. Caro Francesco, grazie di avermi invitato e buon lavoro. Grazie a te Angelo, grazie davvero. Passo subito la parola al dottore De Lise, che è il presidente dell'Unione Nazionale dei Giovani Commercialisti. E in realtà anche qui richiamo ancora una volta Angelo, perché la Corte dei Conti ha realizzato una convenzione sugli studi, soprattutto della scuola, con la Fondazione e il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, proprio alcuni mesi or sono, credo, all'inizio di settembre, e la presenza del presidente nazionale, volutamente del presidente nazionale dei giovani, che in qualche modo rappresenta la grande prospettiva futura. Il dottor De Lise è impegnato ed appassionato nella formazione dei suoi tanti iscritti, ma soprattutto c'è una novità, visto che cerchiamo di implementare tutte le novità e cogliere, ahimè, con resilienza i profili derivanti, quelli positivi derivanti dalla vicenda che ci occupa del Covid. In realtà questo evento
è accreditato con tutti gli ordini nazionali, per cui i partecipanti all'ordine dei commercialisti in realtà possono, seppur trattandosi di webinar, appunto percepire i crediti formativi. È questa una innovazione per i convegni, tra virgolette, live. Peraltro, tengo a precisare, avremo più tardi anche la relazione del professore Capalbo, che è del Consiglio di sorveglianza dell'Organismo Italiano di Contabilità. Devo farti il terzo complimento, Angelo, che in realtà per la prima volta la Corte dei Conti entra per i profili della contabilità pubblica nell'istituzione nazionale, nell'antica istituzione nazionale, come componente. Anche questa è in realtà un evento occorso negli ultimi mesi. Ci stiamo occupando come scuola e come corte di partecipare ai criteri di formazione della contabilità pubblica, oltre che privata. Notoriamente le due si stanno avvicinando sempre di più, e anche con riferimento alle società pubbliche, e quindi è un evento importante. Prego, Matteo. Io innanzitutto vorrei fare due precisazioni per iniziare. La prima è che mi scuso di essere in questa locandina, perché in questa locandina c'è il massimo pensabile per un giovane commercialista a livello di massimi esperti della materia. Quindi io mi scuso della presenza in questa locandina. Ci sono delle persone che sono stati miti di gioventù, come il dottore Cantone, come il professore Fermanò, il presidente Patroni Griffi e tutti gli altri. Io devo tantissimo al professore Fermanò, perché la mia esperienza con le società pubbliche inizia accompagnando il professore per quanto riguardava il fallimento di Bagnoli Futura, dove con Bagnoli Futura io ho potuto assistere sul campo a due eventi molto importanti per la mia formazione. Il primo, come ci si comporta da grandi professionisti. Ho assistito il professore Fermanò a tenere banco a delle riunioni di una difficoltà immensa. Si passava dall'interlocuzione col ministro all'interlocuzione con i dipendenti della società fallita, che avevano poi necessità di avere contezza sul proprio futuro. E la seconda cosa, l'esperienza molto importante per me è stato il ruolo sociale che hanno questo tipo di società, perché queste sono società, come voi ben sapete, io non mi permetto minimamente di aggiungere nulla rispetto a quelle che sono le vostre conoscenze, che hanno una grossa componente sociale, perché le attività che vanno a porre in essere sono delle attività che servono al mantenimento di determinati sistemi e servizi necessari per il normale continuamento di tutte le attività che sono connesse alle stesse. Quello che stiamo provando a fare oggi è quello di avvicinare ancora di più il mondo dei giovani commercialisti alle realtà così importanti come l'Unimercatorum e come tutti gli organi che voi andate a rappresentare, perché noi crediamo fermamente che sia sicuramente dei giovani in futuro, ma stiamo iniziando ad essere sempre più convinti che il presente sia la cosa che ci deve interessare più di tutto. Perché iniziando a lavorare in maniera precisa e puntuale sul presente, si può fare in modo che il futuro sia più roseo di quanto quello che noi andiamo ad immaginare. Su questo noi vorremmo chiedere al professore Fermanò e a tutti quanti voi di poter continuare questo tipo di percorso andando a fare dei corsi ad hoc per andare a spiegare quelli che sono le particolarità dei bilanci di queste società, perché i bilanci delle società, e come spesso ho sentito dire al professore Fermanò, sono dei documenti che per loro natura sono falsi, ma sono falsi nella misura in cui è difficile rapportare la verità in un conto economico. Quello delle società a partecipazione pubblica sono ancora più complessi. Rendere questi bilanci complessi ma leggibili, complessi ma efficienti, è un dovere al quale noi riteniamo come giovani commercialisti di dover adempiere. Quello che stiamo facendo con questo evento è offrire, attraverso i crediti formativi garantiti dal Consiglio nazionale, la massima partecipazione possibile, proprio perché crediamo che interessarsi alla cosa pubblica sia un fattore sempre più determinante. Anche il Covid ha rappresentato per questo tipo di società anche un'opportunità di rifugio di tutto quello che è il malaffare, perché il Covid è andato a indebolire quelle che sono determinate caratteristiche della nostra economia. Quello che noi proviamo a fare come commercialisti e ci auguriamo di poter apprendere il meglio in questa sede è proprio come evitare che questi fenomeni possano proseguirsi, aumentare e diventare un evento quasi del tutto normale rispetto a quelle che sono questi tipi di società. Noi crediamo nella formazione, crediamo nella specializzazione. Il professore Fermanò è un'eccellenza della specializzazione. Si è spesso definito più commercialista che avvocato. Noi ne siamo fieri. Speriamo di poter continuare a dare tutto quello che è il nostro supporto, tutto quello che è il nostro supporto a questo tipo di iniziative. Io non rubo più
tempo a relatori molto più importanti di me e molto più preparati di me. Grazie ancora e buon proseguimento. Grazie Matteo, grazie in particolare per i riferimenti a me, ma sai che la mia vita è tra voi dal punto di vista proprio della crescita dei giovani e della passione in quello che fa. E allora a questo punto entriamo nel dibattito più tecnico che verrà introdotto dal Presidente del Consiglio di Stato, a cui va ringraziamento mio di tutti i partecipanti che di dedicare tempo in questo momento particolarmente impegnativo per la sua giurisdizione. Grazie Filippo, ti passo la parola, è veramente diciamo è per noi un onore averti qui a introdurre questi lavori che peraltro riguardano la tua materia quanto la nostra in maniera talvolta più che rilevante, talvolta addirittura decisiva. Prego Filippo. Grazie, ringrazio gli organizzatori, il professore Firmanò e anche l'amico Antonio Catricalà che rivedo volentieri. La mia sarà solo un'introduzione al tema perché poi gli aspetti specifici saranno trattati ovviamente dai vari relatori. Io credo che l'importanza di questo seminario, che è promosso in occasione della presentazione di un trattato che definirei poderoso, risiede nella rilevanza che negli ultimi anni ha assunto il settore delle società a partecipazione pubblica, che come è stato ben osservato anche nel saggio introduttivo del trattato, va sempre più configurandosi come una sorta di subordinamento, oggetto di una congerie di interventi normativi, poi culminati nel testo unico del 2016, nel decreto correttivo del 2017 imposto dalla nota sentenza della Corte Costituzionale. Come già accaduto negli anni precedenti, questi interventi hanno hanno prodotto un ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza in varie sedi, quali per esempio in sede ANAC, e il tutto proprio a conferma del fatto che ci troviamo di fronte a un settore a parte del diritto, al quale non so se possa riconoscersi un'autonomia scientifica in senso tecnico, in senso stretto, ma che incrocia senza dubbio gli ambiti del diritto civile, del commerciale, lavoro, penale, amministrativo, con delle caratteristiche transettoriali, ma direi anche interdisciplinari, penso soprattutto ai profili aziendalistici e macroeconomici, in un intersecarsi di saperi che è imposto dalla complessità della società contemporanea. Al grosso pubblico e alla politica il fenomeno interessa soprattutto come punta di emersione di problematiche di natura finanziaria, per lo più collegate alla cattiva gestione di queste società, soprattutto a livello locale. Però per lo studioso credo che la tematica susciti ben altri interrogativi. Il fenomeno è di grande interesse anche per gli economisti, come dicevo poc'anzi, però è indubbio che per la scienza giuridica e anche per quella giuspubblicistica la relativa tematica è assai influente, penso al noto saggio pubblicato postumo nel 1947 di Federico Matteo su società commerciale ed ente pubblico. E questa tematica ha riguardato nei decenni il mondo delle aziende pubbliche, in particolare di quelle municipali, è stata studiata in una con le forme di gestione delle varie tipologie dei servizi pubblici e ancor prima in connessione con le cosiddette funzioni o compiti facoltativi dello Stato e degli enti pubblici. Io credo che l'interesse per questa tematica nei decenni probabilmente deriva dal suo collegamento con il dibattito mai sopito sul ruolo dell'intervento pubblico nell'economia, il cui perimetro e la cui intensità variano a soffietto a seconda delle contingenze economiche e delle politiche dei governi, e sui rapporti tra mercato e pubblica amministrazione, con una considerazione spesso giustamente distinta tra servizi di interesse economico e servizi sociali. Le ricadute politiche di questa tematica furono sottolineate già negli anni 70, se ben ricordo, da Giuseppe Guarino, che sia pure con riferimento al settore delle partecipazioni statali ebbe a parlare esplicitamente di un problema politico degli enti di gestione derivante dall'innesto di una capacità negoziale privatistica, con il corollario quindi dell'utilizzazione degli strumenti di diritto comune in soggetti formalmente pubblicistici. Più di recente però l'interesse dogmatico per questo fenomeno delle società pubbliche riposa proprio sull'uso del modello societario e quindi di una soggettività anche formalmente privatistica
e degli strumenti di diritto privato, nonché sul particolare regime che ne consegue in termini di diritto comune a pubblico e privato o di diritto derogatorio speciale rispetto al diritto comune. E credo che sia che possa dirsi che l'attenzione degli studiosi, ma anche del legislatore, sia stata poi imposta dalle sollecitazioni provenienti dal diritto europeo, sotto svariati profili, per lo più riconducibili alla concorrenza al mercato, ma anche, per esempio, alla problematica della cosiddetta libertà di autoproduzione delle amministrazioni pubbliche. Di tale interesse sul piano della teoria generale e della sistematica giuridica è ben dato conto nel saggio introduttivo di questo trattato. La società partecipata da un ente pubblico, quale che esso sia, sembra ormai assurda al rango di vera e propria fattispecie e probabilmente assumerà sempre maggiore rilevanza in un futuro, visto l'orientamento politico maturato nell'emergenza sanitaria in tutta Europa, non più sfavorevole alla proprietà pubblica e all'impresa pubblica, un continuo oscillare delle politiche economiche tra una impostazione neo-keynesiana e una più spiccatamente liberista. La riflessione sistematica però non può che partire dal dato positivo, che abbiamo detto essere in costante evoluzione. Le principali direttrici della disciplina attuale riguardano l'utilizzo del tipo della società di capitali, l'espressione previsione e l'elenco delle attività perseguibili con questo modello, le regole sulla governance, le procedure per la costituzione, il mantenimento e l'alienazione delle partecipazioni, l'esclusione parziale delle società quotate dalla normativa del testo unico e via dicendo. Il testo unico contiene principi importanti. Di fondo direi chiarisce una volta per tutto una cosa che può sembrare banale ma che non lo è stata, e cioè che una società è una società e come tale va trattata. In questo devo dire in linea con l'orientamento che già ho richiamato di Federico Cammeo. Più volte infatti è stata rimarcata la previsione del testo unico secondo cui esso costituisce un insieme di norme speciali ma a carattere integrativo. Ricordo per noi tutti la formulazione, la disposizione secondo cui per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. E questa prospettiva credo possa trovare anche un'ulteriore conferma nei recenti provvedimenti governativi sull'emergenza non solo sanitaria ma anche economica. Il fatto che non ci siano norme di coordinamento di tali interventi normativi con il testo unico probabilmente va letto nell'ottica di considerare le società partecipate come definitivamente assoggettate al regime e al diritto delle società. Per cui, per esempio, gli interventi sulla disciplina delle procedure concorsuali sono da considerarsi automaticamente estesi anche alle società pubbliche. A monte, tutte le incertezze che si sono incontrate nel tempo convergono oggi nella difficoltà di tener conto delle specificità ordinamentali e soprattutto di disciplina, razione materie. D'altronde, come è stato rilevato molto acutamente dai curatori nel saggio introduttivo, il diritto pubblico e il diritto amministrativo mai potranno entrare appieno nella forma mentis di un societarista o di un fallimentarista, e naturalmente vale anche la reciproca. Probabilmente l'equivoco principale nella storia degli interventi normativi è stato quello riguardante il tipo di disciplina da applicare a queste società. Equivoco nato dalla errata impostazione, secondo me, secondo cui la partecipazione di una pubblica amministrazione a una società potesse alterarne la struttura, dando vita a una sorta di OGM, di un tipo di diritto speciale. In particolare, una certa impostazione ignara della complessità sistematiche, partendo dal principio della neutralità della forma giuridica rispetto alla natura dello scopo, che è un principio esatto, alla fine però travisando il presupposto stesso della neutralità, è poi arrivata ad attribuire alle società partecipate una connotazione pubblicistica frutto, come dicevo prima, di una sostanziale mutazione genetica nel senso di una riqualificazione della natura giuridica del soggetto. Ora, la riforma introduce sicuramente delle norme speciali ad hoc, ma dubito che queste facciano emergere un tipo di società a sé stante,
probabilmente anche nel caso della società più marcatamente pubblicistica che è l'in-house. Direi che a parte i casi di società cosiddette legali, cioè istituite e disciplinate con una legge ad hoc, credo, convengo anche con i curatori, che ci troviamo sempre di fronte a una società di diritto comune in cui pubblico, cito, non è l'ente partecipato bensì il soggetto o alcuni dei soggetti che vi partecipano, nella quale perciò la disciplina pubblicistica che regola il contegno e il comportamento del socio pubblico e quella privatistica che regola il funzionamento della società convivono. Con aspetti anche teorici di non facile composizione, mi rendo conto, quale per esempio quello dei rapporti tra interesse pubblico e interesse sociale. Un ultimo, profili che cui vorrei accennare. In questi anni abbiamo assistito alla progressiva espansione delle società a partecipazione pubblica locale, anche attraverso la trasformazione di altre figure soggettive, per esempio le aziende. E oggi si confondono due fenomeni che invece andrebbero tenuti distinti: la partecipazione pubblica nelle società e invece la costituzione delle società per la gestione dei servizi pubblici locali. Il legislatore è intervenuto ripetutamente sulla deviazione dell'utilizzo dello strumento societario da parte delle pubbliche amministrazioni locali, che spesso ha avuto mere finalità di consentire l'affidamento diretto nella gestione dei servizi pubblici a società partecipate in deroga ai principi della concorrenza, se non in evidente elusione degli stessi. Di certo questo fenomeno però è dovuto anche all'incerta definizione del perimetro dei servizi pubblici, che includono quelli aventi ad oggetto attività economiche, ma anche quelli riguardanti servizi sociali, e fino ad arrivare a funzioni che costituiscono tipiche attività strumentali dell'ente pubblico. Dall'altra parte è stata incentivata la gestione mediante società partecipate in un'ottica che poi si è rivolta solo formalmente all'aziendalizzazione dei servizi e a una privatizzazione effettiva, come il legislatore avrebbe voluto, ma in realtà sostanzialmente diretta a sottrarre dei settori, dei comparti dell'amministrazione pubblica alle regole di bilancio e di, per esempio, assunzione del personale. Altro profilo da considerare è l'importanza e lo spazio acquisito dalla soft law in questo settore, e qui viene in gioco soprattutto il ruolo assunto dall'ANAC, che si è trovata in più occasioni ad emettere indicazioni vincolanti o non vincolanti per gli operatori, non solo per chiarire alcuni aspetti legati alla prevenzione della corruzione, il che è ovvio, ma anche in un'ottica più ampia al fine di fornire chiarimenti su aspetti che la disciplina legislativa lasciava scoperti o incerti, quali per esempio penso soprattutto alla definizione del controllo pubblico in caso di società pluripartecipate e alla nozione di controllo analogo. Direi che a partire dalle linee guida del 2017, credo che converrà il presidente Cantone, l'ANAC si è dovuta occupare non poco di questo settore delle società partecipate, per esempio, come dicevo prima, con la delibera del 2019, la numero 859, per chiarire l'applicazione e ancora prima l'interpretazione della normativa prevista dalla legge Severino e dal codice della trasparenza per quanto riguarda appunto il concetto di controllo. Questa delibera, noi ricorderemo che secondo l'ANAC la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale è un indice presuntivo della situazione di controllo pubblico, presunzione naturalmente suscettibile di prova contraria, ma di una prova contraria particolarmente rigorosa. La riforma ormai è in vigore da quasi 4 anni. Numerosi aspetti di essa sono stati approfonditi nella prassi, nella giurisprudenza, e proprio ora che le società pubbliche sembrano avere un assetto, non dico consolidato, ma insomma abbastanza stabile, già emergono nuovi fenomeni e nuovi assetti. Penso soprattutto alle fondazioni di partecipazione non disciplinate dal testo unico e che, fino a che non avranno una disciplina propria, probabilmente resteranno assoggettate alla disciplina del codice civile per i soggetti, per gli enti di diritto privato. Concludo nell'ottica dell'amministrativista, se mi si consente, perché sennò che ci stava a fare qua. Ora, quello delle società pubbliche è sicuramente uno di quei temi sul piano della teoria generale, ma ovviamente supportata dal dato positivo,
che costituisce un momento dell'incessante dialogo tra diritto pubblico e diritto privato. Questo dialogo ha caratterizzato il nascere della scienza amministrativistica italiana, in cui era forte la presenza di categorie civilistiche nella ricostruzione di istituti pubblicistici. Penso al pubblico impiego, ma anche alle concessioni amministrative, più in avanti ai contratti ad oggetto pubblico. Questo dialogo si è sviluppato nella ricerca di un'autonomia del diritto amministrativo in termini di specialità, questo soprattutto nel primo Novecento, poi ha approdato prima una ricostruzione degli istituti di diritto amministrativo in termini privatistici, il tentativo compiuto soprattutto da Giovanni Miele, ma anche da Giannini, e poi a teorizzare una certa, come dire, intercambiabilità tra diritto privato e diritto pubblico nella disciplina giuridica di alcune fattispecie. Questa sorta di indifferenza, che tale non è se non apparentemente, deriva a mio avviso da un'impostazione culturale di fondo della tradizione giuridica italiana, che storicamente ha sempre cercato di mantenersi nel mezzo tra la tradizione esegetica francese, della scuola francese, e il dogmatismo di certa pandettistica, ed è andata sviluppandosi nel senso della ricerca di un continuo adattamento degli istituti e quindi delle categorie giuridiche alle esigenze di una società in continuo divenire. Questo direi per far sì che il diritto serva alla società e alle sue esigenze di regolazione, anziché i giuristi alle loro esigenze di fare sistema o di fare raffinate costruzioni giuridiche. Questo non vuol dire rinunciare al fondamentale ruolo ordinante del diritto, ma solo evitare di cadere in trappole dogmatiche che allontanano il diritto e i giuristi dalla realtà da regolare. Concludo davvero: questo seminario e lo stesso trattato denotano un'impostazione di fondo diretta sì a porsi dei problemi interpretativi, applicativi e qualificatori del settore delle società pubbliche, ma soprattutto a trovare le basi su cui rilanciare il modello societario in un momento storico caratterizzato da un necessario intervento pubblico dell'economia, incentivandone l'uso virtuoso e al tempo stesso disincentivandone l'abuso. E grazie per l'attenzione. Grazie Presidente, hai fatto veramente un'introduzione che credo da par tuo non poteva non individuare tutti i veri temi della questione. Faccio riferimento innanzitutto a questa fondamentale distinzione che tu fai dal punto di vista anche della Vulgata tra la società pubblica, che tanto ruolo importante ha avuto nella storia del nostro paese e nella storia addirittura direi dell'umanità. Si può dire che in qualche modo le società nascono pubbliche, le società di capitali nascono pubbliche, nel senso che a cominciare dalle compagnie delle Indie orientali ed occidentali nacquero con editti reali. E poi la distinzione tra il soggetto e l'attività, che sono evidentemente due temi che stanno insieme, ma che in realtà vivono e devono convivere in una prospettiva diversa. E poi il tuo riferimento a quello che è già sul tavolo, cioè l'utilizzo di strumenti privatistici ancora diversi e che in realtà talora, sempre in una logica funzionale, in una logica virtuosa, possono essere luoghi di separazione tra i patrimoni, e in altre occasioni invece possono essere degli escamotage. Devo dire da questo punto di vista che le società pubbliche, a mio modesto avviso, avranno un ruolo decisivo in questa fase del Covid, soprattutto nell'utilizzo dei cosiddetti fondi del Recovery Fund. Perché in realtà questa è un po' la storia del nostro paese, a cominciare dall'IRI nel 29, e si può dire che le più importanti realtà aziendali di questo, del secolo scorso, sono state realtà pubbliche. Devo dire che da giuscommercialista la privatizzazione forse dell'inizio degli anni 90 ci ha privato di strumenti molto importanti, di grandi realtà che, a dispetto delle critiche che spesso vengono fuori, hanno avuto un ruolo importante. Oggi, a mio avviso, sarebbe cosa buona e giusta avere la
mitica SIP o Telecom come conosciuta, soprattutto nei processi delle connessioni, delle reti. Beh, comunque quello che è stato fatto è fatto, pensiamo al futuro. E vorrei introdurre l'intervento di Antonio Catricalà. Antonio, perdonami se tu, da grande giurista a tutto tondo, perché tu sei professore di privato, ma sei un riconosciuto e grande amministrativista, hai avuto modo, come presidente dell'antitrust, di avere a che fare con le grandi società pubbliche, un tempo dette monopoliste, non a caso, e forse era bene così, aggiungo, se non per l'incapacità di adeguarsi nel tempo. E al tempo stesso oggi sei passato nella funzione di avvocato, sei stato viceministro proprio del Ministero delle Telecomunicazioni, e quindi mi permetto di chiederti la parte propositiva, cioè in che modo e secondo quali dinamiche, a tuo avviso, possiamo, una volta tanto, non parlare dei difetti e delle criticità, ma vedere in che modo queste e molte di queste società che tu vivi anche quotidianamente possono, nel nostro impegno anche di dare delle indicazioni, nei limiti in cui possiamo farle, al nostro paese, per utilizzarle al meglio ed appieno, soprattutto nella logica nella quale probabilmente privatizzazione e liberalizzazione, come tu insegni, sono due temi distinti e talvolta diciamo messi insieme in maniera errata. Prego, Antonio. Grazie carissimo Francesco, sei molto generoso con me, sia nei termini che hai usato per definire la mia persona, sia nel tema che mi assegni, che è un tema particolarmente nobile, non so se ne sono degno. E volevo approfittare, prima di cominciare, per salutare anch'io Filippo Patroni Griffi e ringraziarlo dell'apprezzamento che ha fatto verso la nostra, la tua opera, soprattutto tua e del presidente Cantone. Io ho collaborato di meno, ma mi perdonerete. Devo dire che avere l'apprezzamento del presidente del Consiglio di Stato su una cosa del genere ci onora e ci gratifica molto. Ho visto una tua intervista televisiva, Francesco, e in questa intervista tu rapportavi il momento attuale al dopoguerra. Io la condivido questa cosa, però da tuo allievo la riporto ancora più indietro, la riporto al 1933, quando, dopo la crisi del 29, il governo fascista pensò di dover ricostruire il paese e istituì l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, l'IRI. IRI che aveva la missione di entrare nel mercato, acquistare le azioni delle aziende in crisi e poi riportarle al mercato. Naturalmente, una volta che queste aziende erano entrate pubbliche, il pubblico non le lasciò più al privato e se le tenne fino al momento della privatizzazione, che comincia con il patto Andreatta Van Miert, che è del 93 addirittura. Quindi stiamo parlando di molti, molti anni che sono passati di governo pubblico dell'economia, perché appunto l'IRI era un ente pubblico che aveva la dichiarata missione di occuparsi di politica industriale. Oggi queste parole risulterebbero un ossimoro. Il pubblico che si interessa di politica industriale, la stessa parola politica industriale qualche tempo fa veniva ritenuta un errore, veniva ritenuto una contraddizione in termini. Eppure all'epoca il miracolo economico dipese molto da queste iniziative pubblicistiche. Nel 1980 il gruppo di IRI aveva oltre 1000 società e aveva più di 500.000 dipendenti. Era la settima potenza economica del mondo. Stiamo parlando di un settore che aveva dentro di sé, ho segnato solo alcuni dei settori: alimentari, finanza, aerospaziale, informatica, auto, microelettronica, costruzioni navali, metallurgica, chimica, telecomunicazioni, editoria, spettacolo. C'era la RAI dentro l'IRI, cioè stiamo parlando di una realtà enorme, oltre ai trasporti naturalmente. Quando ci fu nel 92, nel 93,
arrivò, restò ente pubblico fino al 92. Nel 92 divenne poi una società per azioni e da lì a 10 anni poi si chiuse l'Istituto per la ricostruzione industriale. Ma la cura dimagrante di questo istituto comincia con Prodi, che fu presidente nel 93. E devo dire che in quel periodo Livi stava ricominciando a vivere una vita diversa, perché aveva cominciato a fare investimenti poderosi. Noi di che cosa abbiamo bisogno oggi? Di investimenti poderosi. Tu mi dici che cosa fare con la ricostruzione, che cosa fare nel dopo Covid. Il Covid lascerà macerie, come l'ha lasciata la crisi del 29, come l'ha lasciata la guerra. Quindi noi abbiamo necessità di ricostruire esattamente in questo modo. Quando noi parliamo di società pubbliche, la prima società pubblica che ci viene in mente è la Cassa Depositi e Prestiti. Cassa Depositi e Prestiti che ha tra i suoi compiti quello di promuovere le migliori iniziative economiche e industriali del Paese. E questa è un'occasione unica per la Cassa Depositi e Prestiti, quella di far parte di un sistema di ricostruzione facendo da protagonista, da attore protagonista, da promotore, da propositore, da non dico finanziatore, perché non può finanziare tutto, però ha gli strumenti tecnici, le capacità professionali, le risorse finanziarie per affiancare a quelle europee. Quindi siamo in una situazione in cui il Recovery Fund dovrà scegliere che cosa fare. In parte l'ha scelto già per noi l'Unione Europea, perché quando l'Unione Europea dice che il 20% di risorse dovranno andare alla transizione digitale e il 37% all'economia verde, ci ha detto praticamente che il 57% delle risorse dovranno andare a beneficio delle nuove tecnologie. Ma rimangono, oltre questi settori, gli altri che sono stati indicati poi dal governo italiano, che sono 6, secondo me, sì, sono 6. Digitalizzazione, competitività e innovazione del sistema produttivo, 2, la rivoluzione verde e la transizione ecologica, 3, le infrastrutture per la mobilità, 4, istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5, equità sociale, igiene territoriale, 6, salute. Qual è il rischio? Il rischio è che queste risorse si disperdano in 1000 rivoli. E questo sarebbe sbagliatissimo per il governo e credo che non ce lo consentirebbe neanche l'Europa. Perderemmo i soldi, perderemmo il tempo, perderemmo il lavoro fatto. Occorre investire soprattutto in infrastrutture. Noi abbiamo bisogno di ritornare un paese dove si costruisce, dove si lavora per gli altri, dove si lavora anche per il sistema in sé. Le infrastrutture hanno la capacità di lavorare per gli altri, per il sistema in sé, per consentire il movimento dei materiali, di uomini, di idee, e tra le infrastrutture naturalmente quella io metto anche l'infrastruttura digitale. Tu parlavi giustamente delle privatizzazioni. Beh, le privatizzazioni non sono assolutamente la liberalizzazione, ma sono strettamente legate alla liberalizzazione. Io mi ricordo che quando ero il capo di gabinetto di Maccanico, vi racconto un fatto storico che non, probabilmente è un inedito, Maccanico voleva che la rete Telecom restasse pubblica e voleva un'autorità delle comunicazioni che avesse in sé sia la tutela del pluralismo televisivo sia la tutela del pluralismo dal punto di vista delle telecomunicazioni, quindi dei media in generale, perché lui vedeva la convergenza che poi c'è stata tra internet e televisione, tra telefonia e televisione. Però Prodi, che era all'epoca il presidente del Consiglio, sto parlando degli anni 96-97, e Ciampi, che era all'epoca l'illuminato ministro dell'economia e del tesoro, all'epoca c'era ancora il tesoro, fu sul suo governo che poi trasformò il ministero dell'economia quel ministero, loro avevano fretta di entrare nella pattuglia di testa dell'euro e siccome c'era bisogno di tanta cassa, perché lì riproduceva, aveva prodotto soldi ma ne perdeva più di quanti ne produceva, c'era bisogno di cassa, bisognava vendere.
cambiare. Su questo non c'è dubbio. Quando si dice abbiamo fatto male a privatizzare la rete, sì, abbiamo fatto male, abbiamo fatto malissimo, ma non c'era altro da fare. Non saremmo entrati nella pattuglia di testa dell'euro, saremmo rimasti indietro come altri paesi. Forse era una scelta politica da fare, forse sì, ma che figura avrebbero fatto i nostri governanti? Che figura avrebbe fatto l'Italia, che era un paese fondatore del Trattato di Roma, a restare indietro sull'euro? Questi sono anche dei valori di cui bisogna tenere conto nella storia. Un politico deve fare delle scelte. All'epoca ci fu un grande compromesso. Il compromesso fu che avremmo privatizzato anche la rete, però Maccanico vinceva sul fatto che si aspettava la risoluzione dei problemi parlamentari sulle televisioni per avere un'unica autorità che fosse sia per le televisioni che per... E nel 97 lui riuscì in questo intento ad avere una legge che riguardasse sia le televisioni sia la telefonia, quindi un'autorità unica che oggi è l'Agcom, che funziona molto bene e che vigila sul settore delle telecomunicazioni facendo ridurre i prezzi e sul settore televisivo avendo garantito finora la pluralità dell'informazione. Perché vi dico questo? Perché bisogna sempre ragionare sia in termini economici sia in termini politici di ciò che si può fare. Spesso non tutto è possibile fare in termini economici e le società pubbliche devono rendersi conto che sono delle società e si devono comportare come società, ma hanno anche la pubblicità come il pubblico, come loro scopo, come loro referente. Quindi il modello etico di una società pubblica deve essere il settore pubblico. Il modello economico deve essere un modello privatistico. È difficile da coniugare questo, spesso ci saranno dei compromessi, ma ben vengono i compromessi se consentono alla società pubblica di andare avanti. Evidentemente la tua enorme esperienza, che poi si è tradotta anche nel racconto di passaggi salienti della storia di questo paese, di cui tu sei stato attore protagonista e lo sarai sicuramente ancora di più, e hai incrociato un tema che adesso, su cui vorrei sentire l'ordinario di amministrativo di questo consesso, che è Stefano Battini, e che in realtà presiede anche la Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Stefano è una persona, oltre che un grande giurista, è una persona di una grande passione e sensibilità. E ho avuto percezione nel rapporto diretto, anche nella immediata sinergia creata con la nostra scuola, che spero che noi riusciamo a portare anche alle altre istituzioni. Mi riferisco, oggi abbiamo ospiti due componenti del Consiglio Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura e in generale a tutti i luoghi, tra virgolette, della formazione, poiché molta di questa partita, a mio avviso, si giocherà sul piano della formazione in ambito pubblicistico. Ecco Stefano, il professore Catricalà, Antonio Catricalà, ha evidenziato questa difficoltà della relazione tra il diritto privato e il diritto pubblico come due etiche che devono convivere, cioè l'etica dell'organizzazione secondo criteri privatistici e l'etica della finalizzazione secondo criteri pubblicistici. E poi questo si riflette anche nei doveri della governance, nella logica degli amministratori di soggetti di questo tipo. Ecco, vorrei che tu, anche se nella tua prospettiva, tracciassi un quadro di questa relazione che è più che interdisciplinare, la chiamerei multidisciplinare e multisettoriale. Peraltro, tema a cui noi ci dobbiamo abituare, perché stiamo vivendo, a mio avviso, un ritorno a più di un secolo fa, cioè la specializzazione sta lasciando nuovamente il posto alla multisettorialità dell'approccio, anche del nostro approccio di tecnici, poiché il mondo sta cambiando in un modo così veloce. Dico sempre, per esempio, che si sta affermando il segmento del legal tech, che è il rapporto tra diritto ed informatica, che era evidentemente un tema del tutto secondario non mille anni fa, ma appena 20-30 anni fa. Prego Stefano.
Grazie Francesco innanzitutto per questa presentazione così elogiativa che imputo alla tua grande cortesia istituzionale, e mi scuso da subito se sarò largamente al di sotto delle tue aspettative nel tranciare nel rispondere ai problemi così rilevanti che tu hai sollevato. Può in effetti apparire paradossale il fatto che una disciplina come quella del decreto 175 del 2016, che appartiene al genere delle privatizzazioni dell'organizzazione amministrativa e dell'attività amministrativa, cioè all'applicazione di regole civilistiche all'amministrazione, sia poi alla base di una disciplina speciale così ampia e così vasta da richiedere la costituzione di un subordinamento, come Fimmanò, Catricalà e Occorzio ci dicono fin dal saggio introduttivo di questo volume bello e poderoso, come l'ha giustamente definito il presidente Patroni Griffi. Quindi un rinvio al diritto comune che produce però una ampia disciplina speciale, tanto da richiedere un trattato che sfiora le 2000 pagine per esplorarla in tutti i suoi angoli, diciamo così. Il paradosso però è in realtà un paradosso apparente, e per rendersene conto è sufficiente guardare altri esempi di privatizzazioni del diritto amministrativo che abbiamo conosciuto, fra tutte una che per i miei studi mi è più familiare, cioè la privatizzazione del pubblico impiego, che pure è stata ricordata dal presidente Patroni Griffi. Anche lì un testo, una disciplina volta a privatizzare, a rinviare al diritto comune, poi è stata alla base di un ordinamento forse ancora più ampio di norme speciali raccolte in un testo unico, a sua volta esplorato da numerosi commentari. Quindi è, diciamo, un fenomeno fisiologico che il rinvio al diritto comune produce come per reazione un'ampia disciplina speciale di deroga, diciamo, a quello stesso diritto comune a cui viene fatto rinvio. Questa analogia però che ho introdotto con l'impiego pubblico credo che possa essere utile per impostare alcuni problemi interpretativi che riguardano il settore che ci occupa e sui quali mi vorrei brevemente soffermare. L'analogia muove da un dato di fondo molto semplice che è stato richiamato: la natura pubblica del soggetto non si trasferisce sulla natura del rapporto che quel soggetto instaura. La natura pubblica del datore di lavoro non si trasferisce sul rapporto di lavoro, e la natura pubblica del socio non si trasferisce sulla disciplina della società, che resta e rimane privatistica. E questo principio molto semplice viene enunciato dall'articolo 1,3 del testo unico sulle società pubbliche, che richiamava sempre il presidente Patroni Griffi, secondo cui si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme privatistiche per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto. Questa è una norma importante, è una chiave di volta di questa privatizzazione così come di altre. Cioè, cosa ci dice? C'è un rinvio al diritto comune, questo è accompagnato sì da deroghe, ma queste deroghe non si possono ricavare in via interpretativa sulla base di una pretesa sostanza pubblica del rapporto o sulla base di una generale, generica compatibilità fra la disciplina civilistica e principi pubblicistici. No, devono essere delle deviazioni previste da specifiche disposizioni, e c'è di più: queste specifiche disposizioni sono solo quelle contenute nello stesso decreto che dispone il rinvio al diritto comune. Al di fuori di queste specifiche disposizioni, la legislazione speciale anteriore alla norma del 2016 deve ritenersi abrogata in virtù di un rinvio al diritto comune che ammette solo quelle limitate deviazioni. Questo è un principio speciale importante sul quale tornerò fra breve, perché non sempre, secondo me, viene applicato con il giusto rigore, perfino dalla Corte di Cassazione. Ci tornerò alla fine di questo intervento, se, come spero, ne avrò il tempo. Perché dicevo che l'analogia può essere utile? Innanzitutto, la disciplina speciale sulle società pubbliche è particolarmente marcata
ancora una volta lo rilevava in avvio il presidente Patroni Griffi, per le società in house. Qui il termine analogia assume un significato più pregnante, diventa un elemento della fattispecie perché, come è noto, per le società in house, il modello della società in house presuppone il requisito del controllo analogo, cioè la situazione in cui l'amministrazione esercita, sto citando ovviamente il testo unico, esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Ora, qual è il controllo di un'amministrazione sui propri servizi, cioè su se stessa? Beh, si deve per me intendere che il controllo deve essere analogo a quello che il vertice di un'amministrazione normalmente esercita sugli uffici e sui servizi che dipendono da quel vertice. E contro questo parametro deve essere misurato il requisito del controllo analogo. Quindi l'analogia tra questo e il rapporto tra il vertice, cioè, come dire, il rapporto tra il vertice che esercita i diritti del socio pubblico, per esempio il sindaco, deve essere analogo al rapporto fra il vertice amministrativo e gli uffici e servizi che dipendono. Ma allora, se è così, a mio avviso va riconsiderata attentamente l'idea che percorre molta letteratura e molta giurisprudenza, che fa riferimento ad una pretesa relazione gerarchica ai fini del riconoscimento del requisito, della sussistenza del requisito del controllo analogo. Perché in realtà noi sappiamo, per effetto di quella disciplina sull'impiego pubblico che richiamavo all'inizio, che da 30 anni nelle amministrazioni pubbliche la relazione fra il vertice e gli uffici dirigenziali, i servizi amministrativi, non è una relazione gerarchica, è una relazione di direzione, di indirizzo, che fa salva l'autonomia di gestione della dirigenza. Quindi, da questo punto di vista, mi permetto di dire che se è vero, e può essere vero, che il controllo analogo richiede qualcosa di più del controllo che il diritto comune, che il diritto societario comune assegna all'assemblea dei soci, questo quid pluris, così si esprimono molte decisioni, beh, però questo quid pluris non deve arrivare fino al punto di consentire paradossalmente all'organo politico di esercitare nei confronti degli amministratori della società un controllo più intenso di quello che lo stesso organo politico esercita sui propri servizi, i propri uffici dirigenziali. Quindi c'è una soglia minima, forse un quid pluris rispetto alla soglia minima, che è quella civilistica, ma la disciplina non si deve discostare troppo, allontanare troppo da quella soglia, perlomeno non tanto da superare un'altra soglia che definirei soglia massima, che è quella che, per analogia, che il vertice politico, per esempio il sindaco, esercita nei confronti degli uffici dirigenziali della pubblica amministrazione. Poi c'è un altro tema su cui, e mi avvio già alle conclusioni, su cui questa analogia può essere utile, ed è questa volta riferito alla dimensione strutturale del rapporto fra il socio pubblico e gli amministratori della società, vale a dire la nomina e la revoca degli amministratori delle società, incluse quelle in house. Qui si è posto innanzitutto, molti saggi del volume si soffermano su questo con molta chiarezza, il problema della natura giuridica degli atti di nomina e di revoca degli amministratori, che è stato risolto nel senso che si tratta di atti di diritto privato. E naturalmente era una conclusione scontata, non potrebbe essere diversamente. Se pensate che sono assegnati al diritto privato anche gli atti di nomina e di revoca dei dirigenti della pubblica amministrazione per effetto della privatizzazione, l'altra, quella a cui facevo all'inizio, sarebbe ben paradossale che si ritenessero invece assegnati al diritto pubblico atti che non sono un'investitura in un ufficio pubblico, ma un'investitura in un ufficio privato. Sarebbe ben paradossale che si assegnasse natura pubblicistica agli atti di nomina di un amministratore di una società privata e poi natura privatistica agli atti di nomina di un dirigente di un ufficio pubblico. Però il rischio del paradosso, a mio avviso, su questa materia non è del tutto scongiurato, con riferimento ad un altro tema che viene ben trattato nel gioco di parole, cioè nel volume che stiamo presentando, che è quello dello spoil system degli amministratori delle società pubbliche.
che è stato oggetto di una pronuncia recente della Corte di Cassazione, che viene giustamente commentata in senso critico da Michele Perrino nel volume che stiamo presentando. Però forse Michele Perrino avrebbe potuto, e motivo subito la ragione, spingersi ancora più innanzi con le critiche che vengono affacciate rispetto a quella sentenza, con la quale mi permetto di dissentire. Perché il paradosso? Perché mentre per la dirigenza pubblica il diritto amministrativo e addirittura il diritto costituzionale operano nel senso di contenere lo spoil system e il licenziamento ad nutum, diciamo così, dei dirigenti, che invece il diritto comune ammette, paradossalmente in questo settore noi assistiamo al fenomeno opposto, e cioè il diritto amministrativo opererebbe nel senso di derogare al diritto comune proprio per far posto allo spoil system e di consentire quindi la revoca da parte del socio pubblico degli amministratori della società, anche in assenza di quella giusta causa che invece il codice civile pretende. Secondo infatti la sentenza della Cassazione in questione, le disposizioni pubblicistiche speciali sullo spoil system contenute nel testo unico degli enti locali, il caso riguardava una società locale che, se non sbaglio, erogava un servizio di mensa scolastica, quelle norme del testo unico degli enti locali che prevedono lo spoil system, cioè la possibilità del sindaco di revocare liberamente entro 45 giorni i rappresentanti dei comuni nelle varie aziende, sarebbero in un certo senso, da un lato, delle norme in grado di introdurre una deroga rispetto, come dicevo, alla disciplina civilistica che impone la giusta causa, e dall'altro lato sarebbero giustificate perché la Corte Costituzionale avrebbe ammesso, avallato, diciamo così, lo spoil system. Ora io non mi soffermo su questo secondo punto perché mi ci sono soffermato tante volte e mi annoio a sentirmi, diciamo così, e rinvio sul punto all'ottimo saggio di Michele Perrino, che mette giustamente in evidenza come la Corte Costituzionale abbia sì giustificato e legittimato lo spoil system, ma riferito solo a quelle posizioni apicali che tende, anche se con qualche oscillazione recente, a identificare come quelle che partecipano alla formazione dell'indirizzo politico, non che partecipano alla gestione amministrativa. Ma su questo punto non mi soffermo. Quello che su cui mi vorrei soffermare è che io contesto più in radice l'idea che la disposizione pubblicistica speciale del testo unico degli enti locali, che è anteriore al testo unico delle società pubbliche, possa operare in deroga alle disposizioni del codice civile che richiedono la giusta causa per la revoca degli amministratori della società. Per la semplice ragione che questa deroga, e qui il ragionamento torna al punto da cui avevo preso le mosse, questa deroga non è prevista dal testo unico per le società pubbliche, non è prevista dalla disciplina del 2016 e non essendo espressamente contenuta in quel testo, deve ritenersi che quel testo abbia abrogato quella disciplina, non che quella disciplina possa derogare al codice civile, ma al contrario, che il rinvio al diritto comune abbia abrogato tutte le disposizioni speciali anteriori che non siano espressamente richiamate e cristallizzate, codificate, concentrate nel testo unico del 2016. Quindi quella norma ha un senso, quella norma ha un senso soltanto se si ammette che il rinvio al diritto comune prevale sulla legislazione speciale anteriore, e se la privatizzazione è sincera, se la privatizzazione è autentica, allora il diritto civile va preso sul serio. E se il diritto civile va preso sul serio, allora, a mio avviso, esso osta l'applicazione di deroghe pubblicistiche che, se non hanno il fine, quantomeno hanno l'effetto o presentano il rischio di giustizzare la gestione delle società pubbliche. Grazie. Grazie Stefano. In realtà colgo dal tuo intervento il passaggio in particolare sulle forme di controllo, perché sono strettamente collegate, soprattutto in relazione alle ultime questioni che si sono poste, all'intervento successivo del presidente Cantù. Perché in realtà tutto il tema che chiameremo di controllo, di direzione, di coordinamento,
di abuso della personalità giuridica, sono temi abbastanza diversi tra loro, sia dal punto di vista amministrativo, sia da un punto di vista del controllo nel senso più ampio, anche compreso quello nei casi in cui cede la Corte dei Conti, sia sul piano del loro approccio. Uno dei temi che si sta ponendo proprio in questi giorni, tant'è che ce ne siamo occupati dopo il libro, ahimè, perché è scoppiato praticamente insieme al Covid, è quello del cosiddetto controllo pubblico ai fini proprio dell'applicazione delle normative, sia anticorruzione, sia delle normative che riguardano gli amministratori di società pubbliche, dei loro requisiti. E mi è parso chiaro, visto che si sono create due o tre posizioni tra quelle del MEF, cioè degli ispettori che adesso sono delegati dalla stessa riforma Madia ad una serie di funzioni, il MEF sono delegato a una serie di funzioni, alla posizione invece della Corte dei Conti, alla posizione anche del giudice amministrativo, cioè quello che è una cosa sono gli indici formali di applicazione di alcune regole. È un po' come nel diritto societario, quando si fa il bilancio consolidato, cioè quando in realtà c'è il controllo di diritto secondo alcuni requisiti, il controllo contrattuale, il controllo di fatto. Viceversa, da un tema che riguarda eventuali comportamenti concludenti di controllo, eventuali abusi della persona giuridica che non legittimano in astratto alcune applicazioni, ma che viceversa, quando in realtà sono elusive e poi applicative da un punto di vista di queste conseguenze, devono determinare una responsabilità. Il tema è particolarmente caldo perché tra l'altro si è creata, a mio avviso, in maniera da questo punto di vista, confondendo questi due aspetti, la questione del cosiddetto controllo di genere, cioè per cui se una società è partecipata da 60 enti pubblici, ciascuno con lo 0,50, e poi anche da soggetti privati, vi parlo di casi concreti, si è ritenuta, in mancanza di patti parasociali, si è ritenuta soggetta a una specie di controllo di genere, che a mio avviso non fa altro che confondere ancora la materia. Peraltro su questo tema, era ancora nell'impero del presidente Cantone, nel senso che era vigente, anche se presidente mi perdonerai, ma ormai l'anticorruzione te la porterai dietro a vita, no? Come quei grandi attori, per cui anche se sei tornato al tuo vecchio mestiere, l'anticorruzione sei tu. Ma questo come fatto, come complimento, nel senso che peraltro ricordo la vicenda dell'Expo, dove si è realizzato quello che io credo che anche da un punto di vista della Corte dei Conti potrebbe essere una soluzione valida in questo periodo di Covid. Avevamo fatto anche una risoluzione, cioè quella del controllo concomitante, cioè delle forme di controllo, soprattutto in alcune vicende dove l'amministratore pubblico, in quel caso era un amministratore di una società pubblica, potesse evidentemente vedersi smarcate alcune soluzioni senza poi poter incorrere in delle responsabilità conseguenti. Sapete che il governo ha scelto di creare una fase in cui non c'è l'applicazione per la colpa grave nel periodo del Covid, che di fatto significa aver eliminato la giurisdizione dal punto di vista delle azioni di responsabilità, perché poi sappiamo tutti che il dolo è tra l'altro già in qualche modo tutelato aliunde, cioè nella materia penale, a cui comunque, caro Presidente Cantone, in realtà è anche quella nella tua competenza. Però appunto, oltre che chiederti se ti sei mirabilmente occupato di tutta l'ampissima parte del nostro trattato che si occupa di anticorruzione, te ne sei occupato in prima persona, credo che da quel punto di vista il lavoro contiene tutto il prevedibile, quindi grazie a te. Però appunto questo tuo ragionamento che hai avuto sempre anche quando eri giudice antimafia, però sempre moderato nell'impostazione, seppure rigorosissimo e grande servitore dell'istituzione, sempre con una grande serenità hai trattato le questioni dell'approccio anche contro i tuoi avversari che all'epoca erano ahimè mafiosi, successivamente colletti bianchi.
Vorrei in realtà appunto una riflessione dell'uomo di esperienza che, diciamo, che sviluppa questo tema dell'anticorruzione e lo sviluppa in relazione all'esigenza comunque di dover coniugare il momento sanzionatorio, il momento del controllo col momento dell'operatività. Ho fatto riferimento all'Expo perché devo dire in verità che io sono stato molti giorni all'Expo. Dobbiamo riconoscere a quella iniziativa, con tutti i problemi che ha avuto, una delle ultime grandi esemplificazioni dell'Italia che riesce a realizzare qualcosa di molto importante. Devo dire che io ho vissuto quella esperienza avendo visto sin da ragazzino, ricordo nel 92 ho visto l'esposizione universale di Siviglia, e quella è onestamente una vicenda sul piano dell'organizzazione, dell'efficienza, che poi si è rivelata formidabile. Scusami questo passaggio su un tema molto concreto, però oggi noi abbiamo una grandissima platea di persone, quindi pur rimanendo sul piano tecnico, conoscendo la tua saggezza ed esperienza, vorrei se tu diciamo articolassi questo tuo intervento tenendo conto anche dell'aspetto funzionale. Grazie Raffaele. Grazie Francesco, grazie soprattutto delle belle parole e grazie particolare per avermi coinvolto in questa bellissima iniziativa, perché diciamo a parte con la qualità del testo che diciamo non devo certamente io indicarlo, mi hai dato l'occasione anche di, o a distanza di tempo rispetto al momento in cui ho lasciato l'ANAC, di rimettermi a riguardare una disciplina su cui spesso avevamo lavorato senza avere neanche molto il tempo di riflettere. Il mio è stato anche un tentativo di sistematizzare una materia e raccoglierò alcune delle tue indicazioni, perché quella sistematizzazione è avvenuta in corsa, lo ricordava il presidente Padroni Griffi, che saluto insieme al giudice costituzionale, che è già presidente della Corte dei Conti, Buscema, altra persona con cui ho avuto grandi occasioni di collaborare durante il periodo dell'ANAC. Dicevo, il tema era quello di provare a dare una chiave di lettura di una normativa che era una normativa assolutamente inadeguata. Lo abbiamo provato tante volte a fare nell'esperienza dell'ANAC, cominciando dalle linee guida, non tanto quelle del 2017, che tutto sommato erano state emanate quando c'era una normativa, appunto il testo unico delle società pubbliche, ma da quelle del 2015, che provavano a ricostruire un tessuto normativo in assenza di una normativa di riferimento, perché le linee guida del 2015 che l'ANAC aveva emanato sulle società pubbliche rappresentavano il tentativo di portare a razionalità una disciplina che razionale non era affatto, e avevano provato a portare a razionalità una disciplina dando delle soluzioni che in qualche modo poi sono state raccolte dal legislatore. Ma qual è il punto, ricollegandomi a quello che tu dicevi e cercando anche di fare un intervento che non riprenda semplicemente le cose scritte nel testo? Perché le società pubbliche devono essere sottoposte all'anticorruzione? Perché io credo che questa sia la domanda più significativa. Perché che cos'è l'anticorruzione? Ovviamente sarebbe difficile poterlo dire in tre parole, ma qual è la branca? L'anticorruzione è una branca del diritto amministrativo, c'è poco da fare. L'anticorruzione nel nostro paese, individuata dalla legge 190 del 2012, non è un sistema di anticorruzione a 360 gradi, è un'anticorruzione che si rivolge alle amministrazioni pubbliche, si rivolge alle pubbliche amministrazioni con misure che sono tipicamente di diritto amministrativo, e lo fa in una logica di ritenere che quelle misure di tipo amministrativo possano in qualche modo limitare e evitare gli effetti dei fatti corruttivi. Si dice la corruzione è un comportamento individuale che non dipende, è un comportamento di una scelta, un delinquente che decide di vendere la sua funzione. È vero, però è anche vero che quel delinquente spesso trova condizioni ottimali all'interno dell'amministrazione, e su quelle condizioni si può intervenire con le regole di tipo preventivo. Quindi l'anticorruzione nel nostro sistema è stata costruita come un pezzo di diritto amministrativo, e le indicazioni e le regole principali che rappresentano l'anticorruzione sono una branca del diritto amministrativo, su questo non c'è dubbio. Perché porsi il problema delle società pubbliche? E perché qui noi paghiamo un dato che fino a questo momento è stato solo in parte sfiorato, e il dato
del verificare anche l'aspetto sotto il profilo del diritto penale, e cioè la corruzione nel nostro paese, a prescindere da che cos'è, nei confronti è un reato che può essere commesso da chi? Questo è il punto dei punti. E nel libro c'è un bellissimo saggio che fra l'altro ha firmato anche il professore Fimmanò su questo aspetto specifico. Le condizioni soggettive, le qualifiche soggettive sul punto. Uno dei temi, io credo, fra i più interessanti, tra l'altro scritto in modo molto, molto interessante. Oggi l'ho riletto, molto completo, malgrado Fimmanò non sia un penalista, ma ha fatto pascolo abusivo con risultati particolarmente positivi. Dicevo, il tema è che nel nostro sistema il funzionario pubblico che può rispondere di corruzione non è solo quello che lavora per la pubblica amministrazione. Il concetto di funzionario pubblico, semplifico, il concetto di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, non è quello che è dipendente di una pubblica amministrazione. Il concetto di funzionario pubblico, inteso come esercente un servizio pubblico, guarda all'aspetto oggettivo e non al momento soggettivo. Quell'aspetto oggettivo fa sì che bisogna guardare alla funzione, l'esercizio dell'attività di tipo pubblicistico nello svolgimento di interessi pubblicistici e a volte con prerogative di tipo pubblicistico. E qui è il punto di partenza. La giurisprudenza assolutamente consolidata, la Cassazione ormai, io potrei dire in modo assolutamente persino a volte tralaticio, dà per scontato l'idea che il diritto penale della pubblica amministrazione sia applicabile alle società pubbliche. Lo dà per scontato non solo e non tanto con riferimento alla corruzione e alla concussione, ma persino con riferimento all'abuso d'ufficio. Ci sono sentenze anche recenti che ritengono applicabile l'articolo 323 ai soggetti che operano nel sistema delle società pubbliche, proprio perché si parte da quell'idea: il soggetto che opera all'interno delle società pubbliche può essere pubblico ufficiale, o meglio ancora, può essere incaricato di pubblico servizio. Ebbene, se il soggetto può essere incaricato di pubblico servizio o in qualche caso anche pubblico ufficiale, può commettere corruzione amministrativa, corruzione pubblica, 318, 319 del codice penale, non la corruzione privata di cui all'articolo 2635, è chiaro che questo è un ambito nel quale bisogna certamente introdurre meccanismi di prevenzione. E però è qui il punto. Ci si sarebbe potuti attendere, così come in parte è avvenuto con riferimento al sistema di carattere generale. Ho molto apprezzato l'intervento del professore Battini, con cui, diciamo, in tante occasioni ho avuto occasione di confrontarmi come presidente della SNA, perché lui ha detto un dato che io condivido al 100%. L'idea che il sistema, diciamo, del testo unico dovesse essere in qualche modo quasi autosufficiente per individuare la regolamentazione delle società pubbliche, poi spesso si trova a dover fare i conti con la pratica. È quello, per esempio, che avviene nell'ambito della prevenzione della corruzione, perché le norme sulla prevenzione della corruzione non sono affatto nel testo unico delle società pubbliche, se non per due rinvii molto generici, cioè il testo unico delle società pubbliche rinvia al decreto legislativo 39 in materia di conferibilità e inconferibilità, sostanzialmente confermando il sistema del decreto legislativo 39, e rinvia al decreto legislativo 33 in materia di trasparenza, confermando il decreto, ma nulla dice per esempio sui piani di prevenzione, nulla dice sull'applicazione del pantuflage, nulla dice sull'applicazione nelle regole del whistleblower. E qui è il punto. Il punto è che queste norme dell'anticorruzione amministrativa sono state spesso pensate dal legislatore guardando l'amministrazione pubblica, con conseguenze spesso che sono persino paradossali nei confronti delle società pubbliche. Noi, per esempio, io l'ho evidenziato anche in base a quella che è stata l'esperienza dell'ANAC. Il pantouflage, un istituto assolutamente interessantissimo, nuovo, di tradizione francese, cioè l'impossibilità che il soggetto che lascia l'amministrazione pubblica possa passare direttamente nel settore privato controllato, finisce per creare nelle società pubbliche un sistema che si chiama doppia mandata, perché la pubblica amministrazione cioè la società pubblica viene considerata sia pubblica amministrazione sia società privata qualora si passi alla società pubblica. Noi abbiamo verificato un caso all'ANAC in cui un soggetto
usciva da una pubblica amministrazione per arrivare in una società pubblica, e abbiamo dovuto ritenere paradossalmente applicabile il sistema del pantuflaggio, con una serie di conseguenze che sono per certi versi paradossali. Cioè io, pubblica amministrazione, voglio inserire una persona di cui mi fido all'interno di una società pubblica controllata, ma le norme sul pantuflaggio vanno oltre le società controllate, e non posso farlo perché quel soggetto, durante l'attività, per esempio, in cui, come, che ha svolto come soggetto pubblico, ha fatto dei contratti con il sistema, con la società pubblica, in house o comunque controllata dallo stesso ministero di cui, aveva lavorato quel soggetto. Allora, il punto è, la disciplina dell'anticorruzione è, e mi avvio a conclusione, la disciplina dell'anticorruzione è rimasta completamente fuori dal sistema del testo unico, non c'è stato nessun coordinamento col sistema del testo unico, e se noi guardassimo la disciplina dell'anticorruzione dovremmo smentire in modo categorico l'affermazione invece assolutamente condivisibile che ha fatto il presidente Patroni Griffi. Dice: una cosa sono i partecipanti e una cosa sono l'ente. Non è vero dal punto di vista dell'anticorruzione, non è così. Le società pubbliche finiscono per essere attratte nel perimetro dell'anticorruzione amministrativa, a volte persino con conseguenze peggiori rispetto a quelle della pubblica amministrazione. Ultimo esempio, e poi chiudo. In materia di whistleblower, dove il legislatore nel 2017 ha fatto una normativa che non ha, ha dimenticato che le società pubbliche, per esempio, sono sottoposte al decreto legislativo 231, per cui ha previsto per le società pubbliche controllate un sistema di tutela delle segnalazioni, che è quello del diritto pubblico, cioè quello delle pubbliche amministrazioni. Ebbene, però quelle società possono essere poi sottoposte a loro volta al decreto legislativo 231 e quindi all'articolo 6, che prevede un sistema, diciamo, di segnalazione completamente diverso, con un meccanismo che finisce altro, come dicevi tu Francesco, nella logica di trovare un modo di farle operare, di aggravare il sistema. La società pubblica dovrà mettere in campo sia un sistema di segnalazioni, che è quello della pubblica amministrazione, sia il sistema di segnalazioni del privato, con conseguenze che sono persino devastanti per il segnalante, che non sa a chi deve rivolgersi, se all'ODG, all'ODV o al responsabile della prevenzione della corruzione, che fra l'altro sono due soggetti completamente diversi. Ecco, allora, io sono un po' dissonante sul punto e mi avvio a chiudere dicendo però qual è la possibile soluzione. In materia di prevenzione della corruzione, diciamo, la legislazione ha finito per essere tutt'altro che semplificata dagli interventi normativi, di aver creato un sistema che finisce per rappresentare un pesante aggravio che ha una sua ragione d'essere, sia chiaro, perché se nelle società pubbliche può albergare la corruzione, è giusto che ci sia la prevenzione. Ma si sarebbe dovuto provare a lavorare nella logica della prevenzione della corruzione, tenendo conto che non è la prevenzione della pubblica amministrazione, ma quella del privato. E noi come ANAC, lo dico, diciamo, nella mia esperienza precedente, diciamo, che ovviamente mi ha segnato moltissimo, abbiamo provato a dare una chiave di lettura. Mi sia consentito raccontare un episodio specifico. Un giorno una società in house della RAI chiede se si applica o meno il sistema del pantuflaggio, con un parere che veniva fatto all'ANAC. Ora, questo è un po' il paradigma, perché la RAI, per una serie di ragioni, è fuori dal perimetro dell'anticorruzione. Nel senso che, essendo la RAI, diciamo, considerata ai sensi del testo unico delle società pubbliche una società quotata, perché aveva emesso un bond, diciamo, vabbè, evitiamo di andare a scendere nello specifico, non era, per esempio, subordinata all'obbligo di fare il piano. Il piano di prevenzione della corruzione la RAI l'ha sempre fatto per sua scelta e spesso mal se ne incolse, perché poi il piano vincola i soggetti. Ebbene, però dal punto di vista dell'applicazione delle regole del pantuflaggio, il fatto di non essere sottoposto al piano non significa nulla, perché la norma dice che le regole del pantuflaggio si applicano alle società controllate ai sensi del 2359 del Codice Civile. Quindi quella società si applicava la regola del pantuflaggio. Che cosa abbiamo detto come ANAC? Sì, è vero, ma stiamo parlando di una società che a sua volta è controllata da un'altra società, sia pure tutta pubblica. È chiaro che la regola del pantuflaggio si applica solo se
il soggetto nella società, diciamo, di partenza ha svolto funzioni pubblicistiche, e se non ha svolto funzioni pubblicistiche e ha operato, per esempio, nel campo del diritto d'autore, questo è il caso, ma cosa c'entra la regola del pantouflage? Ci abbiamo provato con un'interpretazione per certi versi, diciamo, ecco, nella logica di consentire l'operatività. E però resta il dato, e di cui io ti ringrazio chiudendo, la possibilità di aver messo in campo questa riflessione. La necessità, cioè, che al sistema della prevenzione della corruzione il legislatore metta mano, nel senso metta mano individuando quali regole hanno un senso applicare alle società e quali regole invece hanno un senso mantenere solo per le pubbliche amministrazioni. Grazie, scusatemi se ho sforato di un po'. No, è esattamente quello che Raffaele, pensavamo che l'utilità di un'occasione del genere, tu hai individuato quello che poi vuole essere la prospettiva in cui oggi parliamo di questo tema, cioè di trovare delle soluzioni che consentano, soprattutto nei prossimi mesi, considerato che questo riguarda tutto il paese, ma anche il sud, noi abbiamo una clausola di perequazione del 34% che dovrebbe, per dire, riguardare le società pubbliche. E proprio facendo riferimento a questo, passiamo all'intervento successivo, perché Fabiana Massa, oltre che ordinario di commerciale, è consigliere di amministrazione autorevole di quella che è quello che riteniamo tutti dover essere il principale attore di quello che stavamo di cui stavamo dicendo, non solo la più importante società pubblica italiana, ma anche quella in realtà che avrà un ruolo probabile nella nuova infrastrutturazione del paese. Peraltro il presidente Buscema ha fatto riferimento alla sua partecipazione, in quanto ricordo che le cosiddette, che chiamiamo noi giuscommercialisti, società legali, sono soggette a controllo della Corte dei Conti, con due tipologie diverse, quella di mera relazione e quella addirittura di partecipazione agli organi. Noi lo chiamiamo in gergo articolo 12. Peraltro saluto la Presidente La Terza, che mi ha appena scritto e che ha presieduto egregiamente per molti anni questa sezione del controllo enti e che svolge appunto questa funzione. Quindi Fabiana, passo a te la parola chiedendoti sostanzialmente due cose. La prima, proprio una visione su esistono tipi o un tipo di società pubblica, esistono fattispecie o più fattispecie, e poi richiamando anche abbiamo parecchie nella chat dei tanti partecipanti, abbiamo molte richieste, giustamente alcuni mi dicono, ma il settore dell'energia e quelle delle infrastrutture sono talmente strategiche, per cui come si fa, compatibilmente con la normativa Covid, a salvaguardare questi assetti strategici del paese, molti che hanno a che fare con la società che tu amministri, di cui fai parte del Consiglio di Amministrazione. Prego Fabiano. Grazie Francesco, buonasera a tutti. Ringrazio anch'io per l'invito, del quale non solo sono grata, ma mi fa molto piacere, una piccola parentesi, perché non solo perché mi fa piacere in assoluto e anche in occasione della presentazione di questo volume che ormai chiameremo tutti poderoso, ma anche perché per me si pone in una sorta di continuità ideale con l'attività che abbiamo fatto proprio con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che per anni ha seguito dal 2013, dalla famosa sentenza cosiddetta Rohrdorf, tutte le vicende delle società pubbliche fino al varo del testo unico e anche poi nell'anno successivo. E come sappiamo e ci ricordiamo, in quegli anni c'era un problema molto serio sotto il profilo interpretativo, perché la normativa si era sfrangiata grazie ad un'interpretazione, diciamo, anche giurisprudenziale divisa, che si scendeva su più rivoli, ed un intervento normativo assolutamente disorganico. In quei tempi si era discusso già del discorso tipologico della società a partecipazione pubblica, e se ne discuteva molto. Perché? Perché mi rivolgo a chi ovviamente si è collegato, già la legge delega aveva previsto una divisione in tipi delle società a partecipazione pubblica, e questa distinzione tra tipi era tracciata in quella delega del 2015 in relazione a una serie di parametri: attività svolte, interessi pubblici di riferimento e via dicendo.
Tuttavia, come era stato immediatamente notato anche dal Consiglio di Stato, quel riferimento ai tipi sembrava effettuato nella legge delega in maniera impropria, in realtà, potendo un discorso tipologico potersi condurre in maniera credibile soltanto con riferimento alla tipologia, diciamo, delle società che si sarebbero fatte veicolo poi delle partecipazioni pubbliche. In realtà, come sappiamo, così è avvenuto, perché nel testo unico l'articolo che fa riferimento come tipi solo alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata, siano esse anche in forma cooperativa e consortile. Invece, per quanto riguarda le tipologie, e uso la tipologie tra virgolette delle società a partecipazione pubblica, sembra piuttosto che in un quadro, diciamo, omogeneo che guarda tutte le partecipate, il testo unico ha piuttosto introdotto e talvolta ripreso in una chiave ricognitiva distinzioni ed eccezioni che riguardano singole categorie di società partecipate. Quindi possiamo dire non una vera e propria distinzione tipologica, bensì l'individuazione di categorie, appunto, sottoposte ad un trattamento differenziato. Ed infatti, lasciando per il momento da parte la disciplina delle società in house, ricordo che anche là dove le deroghe della disciplina alla disciplina, diciamo, delle società di diritto comune contenuta nel codice civile appare più importante, quindi nelle società a controllo pubblico, in realtà il legislatore spesso non si tratta di vere e proprie deroghe, ma di limiti all'autonomia statutaria che il legislatore ha posto, o anche di deroghe che però non sembrano presentare dei tratti eterodossi fino al punto di mettere in gioco l'apparenza della nuova disciplina alle fattispecie previste dal codice civile. Deve essere peraltro, io sottolineerei, che ormai questo, quella della unitarietà della fattispecie, è un indirizzo seguito da tempo, non solo in dottrina, ma anche abbracciato dalla Corte di Cassazione. Ed è un indirizzo che è stato abbracciato anche comprendendo al proprio interno anche le società in house. Ora, rispetto a questo, è chiaro che il discorso è più complicato. Mi riallaccio un po' a quello che aveva già detto Stefano Battini, perché il problema di fondo di queste società è naturalmente rappresentato dal controllo analogo, da questo controllo così pervasivo e che, diciamo, da attuare con modalità diverse rispetto a quelle previste dal codice civile. Noi sappiamo che diciamo nel quadro delle società in house la norma alla quale si fa riferimento è quella che riguarda la possibilità di deroga dell'articolo 2380 bis del codice civile, che la legge oggi consente agli statuti societari. Deroga peraltro facoltativa, ma che in ogni caso costringe gli interpreti a mettere in conto una sostanziale compressione dei poteri gestori che, ai sensi del codice civile, appunto, dovrebbero spettare in via esclusiva agli amministratori. Una compressione che evidentemente va a tutto vantaggio dell'organo assembleare, modificando le dinamiche interne dei rapporti tra gli organi. E questo, sottolineo, perché si dice meno di frequente, va in contrasto anche con la disposizione dell'articolo 2364, numero 5 del Codice Civile, che assegna all'Assemblea soltanto delle competenze autorizzative dell'attività gestoria. Una norma, quest'ultima, mi sembra che va a comporre il codice organizzativo della SPA di diritto comune in modo del tutto consapevole, come peraltro fu ben chiaro all'epoca della riforma del diritto societario del 2003. Ora, noi non possiamo, non mi posso purtroppo soffermare in questa sede sulle dinamiche dei rapporti tra assemblea e amministratori nelle società di diritto comune. Però voglio dire che queste dinamiche spesso hanno contorni meno netti di quanto si possa dedurre, diciamo, a prima lettura dalle norme del codice civile e soprattutto per quelle delibere, diciamo, a carattere gestorio, le cosiddette delibere implicite, e tutte le delibere, diciamo, che si pongono in quell'alveo dell'alta amministrazione o dell'ambito delle decisioni strategiche, che in realtà nelle società di diritto comune possono competere, o almeno entro certi limiti e con alcune distinzioni, alle decisioni assembleari. Se non altro, basta richiamare in questo caso il sistema dualistico, dove sappiamo al Consiglio di sorveglianza possono competere per scelta statutaria questi poteri di alta amministrazione.
Quindi in questo confine non particolarmente netto, però anche nelle società di diritto comune, diciamo quello che si può rimarcare sono che gli aspetti sui quali si è coagulata la dottrina civilistica in un forte controtendenza con l'idea che anche la società in-house potesse rientrare nell'alveo di tutte le società di diritto comune, di tipo codicistico, e quindi potesse far parte di questa fattispecie di tipo unitario. D'altra parte, diciamo, in questa linea si potrebbe essere facile ribattere che alle tesi che riconoscono comunque agli amministratori il potere di rifiutarsi di eseguire le delibere assembleari, che non è probabilmente così sul piano sostanziale, se non a patto di una maggiore esposizione alle azioni dei soci, siano queste azioni volte a rimuovere gli amministratori ricalcitranti o anche a far valere la loro responsabilità. Evidentemente il contesto normativo dell'in-house che consente tutto questo. Inoltre, e più in generale, a me sembra che giochi un ruolo fondamentale nella dinamica dei rapporti interorganici disegnata dal TUSP per le società in-house la considerazione che qui l'interesse sociale è totalmente piegato al perseguimento delle finalità della pubblica amministrazione, come in realtà, con parole diverse, ma è stato già detto da chi mi ha preceduto, realizzandosi tra questi interessi una sovrapposizione, io direi, eterodossa. L'interesse della società e l'interesse del socio vengono a confondersi, e questo è molto chiaro per esempio in materia di responsabilità, fino a far risultare complicata la comprensione di norme fondamentali nel codice civile, quali quella per esempio dell'articolo 2373 sul conflitto di interessi tra socio e società. Ora, dovendo io procedere per via molto sintetica, posso dire che se si guarda a ciò e quindi alle possibilità concrete di compressione del ruolo degli amministratori, diversamente autorizzata a seconda di come è stata congegnata lo statuto della società in-house, la vicenda organizzativa, così come riferita dalla disciplina privatistica delle società per azioni, appare fortemente modificata. Però, almeno a parere di chi vi parla, ciò non autorizza la conclusione, come ho detto in principio, che la società in-house rappresenti una tipologia a sé stante. Piuttosto si può dire, secondo me, che le società a partecipazione pubblica si riportano, per una precisa scelta del legislatore, al modello funzionale e al codice organizzativo della SPA di diritto comune, ma poi da questa si distaccano con una serie di dissolvenze che sono di diversa intensità e che riconducono il discorso non tanto alle caratteristiche tipologiche del contratto di società, di cui è l'articolo 2247, quanto piuttosto, direi, a quello della compatibilità dei regimi speciali con il regime residuale disegnato dal codice civile per i sottotipi delle società per azioni e anche delle società a responsabilità limitata. Del resto, anche per le in-house, come già stato ricordato, la disciplina residuale è pur sempre quella del codice civile, sicché sembra ancora possibile osservare che una scansione tipologica delle società a partecipazione pubblica probabilmente non ha un'utilità in sé. Potrei dire addirittura, per paradosso, potrebbe risultare oziosa o addirittura controproducente qualora si operasse secondo dei sistemi diciamo di inversione di metodo, ahimè consueti nella dottrina e qualche volta anche della giurisprudenza, per cui dalla catalogazione della società poi si traggono le conseguenze applicative sul piano giuridico. Ora, avendo io poco tempo, vorrei diciamo passare all'altro diciamo argomento che mi sottoponevi e che riguarda pur sempre il discorso della fattispecie società a partecipazione pubblica, ma nell'ottica della normativa emergenziale. Secondo me qua bisognerebbe sottolineare due aspetti che in realtà sono tra loro collegati. Allora, come tutti ricordiamo, il varo del testo unico di riordino delle società pubbliche, anche sotto il profilo della comunicazione, fu accompagnato da una narrazione che ne ha costantemente appiattito il tema,
il tema delle società partecipate, in un quadro unitario che finiva col calcare la mano sugli aspetti più negativi del fenomeno società partecipate. Aspetti, diciamo, per molti versi veritieri, soprattutto nelle realtà locali, se si guardava e si guarda in particolare agli aspetti, allo spreco delle risorse pubbliche, all'utilizzo improprio di quelle risorse, ai fenomeni di clientelismo e via dicendo, e che ha ampiamente giustificato quel processo di razionalizzazione che previsto dal TUF, dal TUSP, scusatemi, ma in realtà, come molti di noi ricordano, già introdotto dalla Spending Review del 2012. Vero è avviato, diciamo, nel 2012. Direi che è vero, come la maggior parte di noi sa, che la realtà delle società partecipate comprende e deve tener conto di fenomeni non solo virtuosi, ma anche di assoluto pregio per la nostra economia. Ciò che si è taciuto in quegli anni, o comunque passava sicuramente in secondo piano, negli anni del varo del TUSP. E questo e mi sembra ciò di cui sembra tener conto la nuova normativa di tipo emergenziale, nella quale il riferimento alle categorie di società a partecipazione pubblica, come declinato dal TUSP, appare quasi del tutto assente, salvo che per poche eccezioni che individuano come destinatarie della normativa soltanto le società a controllo pubblico. Questo si potrebbe riallacciare a quello che diceva prima il presidente Patroni Griffi, cioè parliamo ormai di una società rispetto alle quali forse il legislatore non ha neanche più bisogno di dire in alcune circostanze queste norme le applichiamo anche alle società a partecipazione pubblica. E in realtà quel richiamo avviene, guardate, mi sono spucciata tutta la normativa infinita e mi sembra che arrivi soltanto in tre casi. Intanto nel decreto di liquidità, in cui spicca il differimento dell'entrata in vigore del sistema di allerta disegnato dal codice della crisi d'impresa e che riguarda solo le società a controllo pubblico con esclusione delle quotate. Ancora, il richiamo avviene nel decreto agosto, che all'articolo 66 prevede interventi di rafforzamento patrimoniale al fine di sostenere i programmi di sviluppo e rafforzamento delle società soggette a controllo dello Stato. O ancora, come previsto, c'è un riferimento che però sul quale torno dopo, al decreto rilancio riguardo alla creazione del patrimonio destinato. Tutto questo forse potrei dire va a testimonianza dell'unitarietà della disciplina, laddove invece nella normativa Covid vengono in rilievo aspetti altri, quali sono lo stato di difficoltà o la crisi dell'impresa, anche di quella partecipazione pubblica, nonché direi appunto quella scansione che guarda la rilevanza strategica dell'attività sociale e alla difesa dei relativi asset. Questa prospettiva è quella nella quale naturalmente assumono grande rilievo sia il recente rafforzamento del Golden Power contenuto nel decreto liquidità e che tra le altre cose estende ulteriormente l'ambito dei settori strategici sulla falsariga però di quelli già individuati nel regolamento dell'Unione Europea 452 del 2019. E ancora assumono grande rilievo in questa prospettiva le norme contenute nel patrimonio rilancio, per parlare diciamo di qualcosa che già è stato approvato, anche se ancora in via di definizione nei dettagli. In particolare l'articolo 27 del decreto rilancio autorizza Cassa Depositi a costituire un patrimonio destinato che opera a beneficio delle medie e grandi imprese in via preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazioni ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche, nonché per effettuare interventi relativi a operazioni di società che nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. In particolare, in questo caso, la normativa richiede che l'impresa non sia una società a partecipazione pubblica, ad eccezione però delle società in cui la partecipazione pubblica è inferiore al 10% del capitale sociale e delle società quotate come definite dal TUSP dell'articolo 2,1 lettera P. Peraltro, come si può leggere anche nel sito del MEF,
Quando queste operazioni avvengono attraverso sottoscrizione di capitali e richiederà ciò un'istruttoria specifica, tutto questo non porterà all'acquisizione di partecipazioni di controllo e vedrà di norma la presenza di co-investitori. Il patrimonio potrà anche intervenire in operazioni di ristrutturazione di imprese in crisi, quindi, come abbiamo detto, con prospettive di rilancio. Nella valutazione degli interventi si tiene conto, tra l'altro, dell'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, ai livelli occupazionali e al mercato del lavoro. Evidente qua, almeno in parte, il filo conduttore con una parte dei soggetti destinatari, diciamo, che ricadono nell'orbita del Golden Power. È chiaro che io non posso dilungarmi ulteriormente per motivi di tempo, però mi sembra importante oggi segnalare come l'emergenza Covid abbia rafforzato una prospettiva di ricerca che a partecipazione pubblica è del tutto diversa rispetto alla narrazione imperante all'epoca del varo del testo unico di riordino. Una prospettiva che secondo me valorizza le società a partecipazione pubblica nell'ottica della crescita economica del paese, appunto, e però devo dire anche in quella fase che si apre e anche sapendo che stanno per essere varati un decreto o più decreti attuativi per quanto c'è nel Golden Power, con tutte le cautele di cui si dovrà tener conto nel contesto irrinunciabile, secondo me, di mercato in cui ci muoviamo. Grazie Fabiana. A questo punto rispondo, visto che ci sono una serie di domande su macro temi, in realtà vedo tra i nostri partecipanti che ci chiedono, ma probabilmente se ne occuperà Fabrizio Di Marzio, se questi poveri organi di controllo, collegi sindacali delle società in house siano destinatari di azioni di responsabilità civilistica oppure di quella contabile oppure di tutte e due, e diciamo che in realtà certamente hanno quella contabile. Personalmente ritengo che anche alla luce della recentissima sezione unita della Cassazione non c'è alcuna preclusione per entrambe le azioni, aggiungerei addirittura ce n'è una terza, ma è un poco quando in realtà l'ordinamento reagisce ai tentativi di sottrarsi ad alcune responsabilità, alla fine l'ordinamento da solo ne crea addirittura multiple. Passiamo adesso alla consigliere Calcagno, che è componente magistrato ordinario del Tribunale di Genova e componente del Consiglio Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura. Qui chiedo viceversa di approfondire nel limitato tempo a disposizione per rendere questa occasione anche un'occasione, diciamo, di dibattito a più voci, il rapporto esistente tra il tema di cui stiamo parlando e in generale la materia degli appalti pubblici, che poi è sostanzialmente appunto quel riferimento all'attività per cui organismo di diritto pubblico, alla fine sia essa società partecipazione pubblica o privata o concessionario dello Stato, o come diceva appunto il presidente Cantone, che era il tema di cui parliamo, alla fine l'oggetto in cui rientra la qualificazione di organismo di diritto pubblico è anche un soggetto completamente privato che ha gli obblighi previsti per le stazioni appaltanti. Grazie consigliere della sua presenza, le passo la parola. Buonasera, intanto ringrazio moltissimo per questo invito il professore Fimanò e anche veramente l'interessantissima discussione che sino ad ora ho sentito. Devo dire che in qualche modo in effetti il mio intervento raccoglie un po' quell'indicazione del presidente Catricalà quando ha detto: ricordiamoci che dopo questa situazione di emergenza sanitaria ci ritroveremo a dover raccogliere i resti e quello che è rimasto di una gravissima situazione. Il ruolo degli enti pubblici, delle società pubbliche in tutte le sue varie declinazioni sarà estremamente importante proprio nella ricostruzione
in particolare delle infrastrutture. Ed ecco che allora questo mio intervento, al quale ho proprio pensato in una prospettiva, diciamo, più di periodo che quantomeno ci porta al nuovo anno, ho pensato che potesse essere interessante per tutti coloro che partecipano a questo incontro avere anche, come dire, una finestra su questa normativa che è stata introdotta col decreto legge semplificazioni del luglio, il 76 del 2020, e che poi con la conversione in legge ha conosciuto intanto una proroga per tutto il prossimo anno. Un aspetto, secondo me, già da sottolineare è che forse, vista la situazione attuale nella quale ci troviamo, forse dovremmo ancora fare i conti con altre normative che andranno così ancora ad allungare i tempi, perché ad oggi purtroppo sappiamo che nella situazione pandemica continuiamo ad essere, e quindi probabilmente dovremo andare incontro ancora ad altri aggiustamenti. Perché questo decreto legge è interessante? A mio parere, intanto sappiamo tutti che è stato chiamato decreto semplificazioni con l'intento di rendere più facile gli interventi attraverso gli appalti pubblici. L'appalto pubblico è naturalmente lo strumento principale proprio per realizzazione delle infrastrutture che in questo momento il legislatore vuole che siano oggetto e al centro dell'attenzione dell'attività pubblica. Su quali direttive muove questa normativa che appunto nella conversione in legge 120/2020, normativa che è entrata in vigore peraltro il 15 di settembre, quindi non molto tempo fa, è stata in parte modificata. Quindi facciamo i conti oggi con questa normativa. Quali sono le due direttrici sulle quali questa semplificazione opera? Sono sostanzialmente quelle che riguardano le modalità di gara e poi una introduzione anche per quanto riguarda le ipotesi di sospensione dei contratti e quindi di risoluzione degli stessi. La volontà del legislatore è chiaramente quella di rendere sì più semplici le procedure, ma allo stesso tempo però ricordiamoci di non andare contro quelle che sono le norme fondamentali, che non sono evidentemente solo quelle di natura penale, ma anche tutta la normativa europea, perché già prima dell'emissione di questo decreto legge nel luglio, ricordiamoci che proprio il TAR Lombardia aveva ricordato, a proposito di un accordo che il Policlinico San Matteo aveva fatto con una società privata, aveva ricordato che i principi delle direttive europee non dovevano venir meno a fronte dell'emergenza Covid. Quindi questa normativa, che ovviamente vuole aiutare e rendere più veloci soprattutto le procedure sia di gara che di realizzazione delle opere, non devono però mai andare oltre quelli che sono i confini ben chiari che il legislatore ha tra l'altro chiarito proprio laddove ha introdotto delle modifiche semplificative per gli appalti sovrasoglia. Chiediamoci quindi quali sono i casi nei quali questa semplificazione amministrativa si deve applicare. Si tratta di delle determine di gara che comunque sono state adottate entro il 31 luglio di quest'anno e troveranno applicazione per tutte le determine di gara fino al 31 luglio del 2021. Inoltre, tutta la normativa che è stata prevista avrà applicazione fino a tutto l'anno prossimo, quindi fino al dicembre del 2021. Voglio qui ricordare, perché secondo me è un elemento molto importante sui quali le stazioni appaltanti dovranno fare attenzione, che questa norma che ha portato in là, che ha aumentato l'applicazione delle norme di semplificazione, non si applica però alla normativa relativa al subappalto, e questo è un elemento sul quale occorrerà fare attenzione, perché al contrario per il subappalto rientreranno in vigore le norme ordinarie già alla fine di quest'anno, quindi dal 1 gennaio del 2021, al contrario dovranno essere di nuovo inserite nel contratto degli appalti e secondo
naturalmente il rispetto delle norme del contratto a parti. Vediamo in maniera molto sintetica, perché ovviamente la normativa devo dire che è piuttosto complessa, soprattutto nella individuazione di varie soglie all'interno dei contratti d'appalto sotto soglia. Il principio generale che voglio ricordare è che l'elemento caratterizzante di questa semplificazione è una riduzione massima dei termini, nel senso che laddove si tratti di appalti sotto soglia, i termini massimi per arrivare all'aggiudicazione del contratto sono di 2 mesi per l'affidamento diretto e 60 giorni per la firma del contratto, 4 mesi per le procedure negoziate, e quindi sono termini estremamente ristretti. Ma che cosa succede? Questo è l'elemento ancora da sottolineare. Cosa succede se questi termini non vengono rispettati? La legge prevede che che la mancata tempestiva stipulazione, il mancato rispetto dei termini del contratto, possa costituire oggetto di valutazione ai fini di un danno erariale a carico del RUP e, se imputabile invece all'operatore economico, possano costituire una causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento, che dovrà essere dichiarato dalla stazione appaltante. E attenzione, perché qui la legge utilizza una terminologia che poi troveremo anche per le sospensioni e le risoluzioni, dice la legge opera di diritto. Quindi termini estremamente brevi. Noi tra l'altro siamo abituati a verificare come sia in realtà difficoltoso il rispetto di termini così stretti, ma è anche vero che questi termini sono inseriti all'interno di procedure che, come abbiamo visto, sono estremamente semplificate, in quanto per il sottosogno abbiamo l'affidamento diretto o la procedura negoziale. Naturalmente, come dicevo prima, la legge stabilisce poi tutte delle soglie diverse per i lavori e per le forniture, per gli appalti relativi a lavori e forniture e servizi, e per le procedure negoziate sono appunto individuate ancora soglie diverse. Solo un riferimento mi sembra importante fare ai servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura, dove espressamente la legge prevede una deroga al secondo comma dell'articolo 157, e quindi abbiamo la possibilità di un affidamento diretto per questi servizi fino a 75.000 euro, mentre avremo la procedura negoziata fino alla soglia comunitaria. Per quanto invece riguarda anche gli appalti sopra soglia, qui i criteri sono estremamente interessanti, perché sono 2. Naturalmente il principio è la procedura ordinaria, ma in pratica la normativa prevede come regola ordinaria quella che nel codice dell'appalto è la regola dell'urgenza, cioè assume come termini ordinari quelli che nel codice appalti sono i termini per i casi di urgenza. Quindi l'urgenza diventa in sostanza l'ordinarietà. In questi casi non è necessaria una motivazione dell'urgenza. C'è però un caso di estrema urgenza, quindi siamo ancora oltre l'urgenza. La norma, in sostanza, il legislatore ci sta dicendo: in questo momento la normalità è divenuta urgenza, e quindi io riconosco la possibilità che i contratti d'appalto possano trovare la loro realizzazione in tempi che nella normalità sono considerati accettabili solo nei casi di urgenza. Ma questa è una situazione di fisiologica, chiamiamola così, urgenza. E se posso dire, questa fisiologica urgenza è individuata fino a tutto il prossimo anno, fino a tutto il 2021. Dicevo, qual è l'altra ipotesi? Questa ipotesi cosiddetta di estrema urgenza è invece prevista solo per casi di appalto che fanno riferimento soprattutto ai casi di edilizia scolastica, sanitaria e anche però giudiziaria. In questi casi è possibile accedere alla procedura negoziata,
dove appunto le stazioni appaltanti possono utilizzare questa procedura solo per l'estrema urgenza, ma qui sarà invece necessaria una espressa motivazione, e l'estrema urgenza deve essere giustificata, dice la normativa, proprio dalla situazione di crisi determinata dall'emergenza sanitaria. Quindi, mentre la norma, abbiamo visto, è quell'urgenza che determina la possibilità di rispettare i termini che nella norma sono previsti già per l'urgenza, qui siamo al di là di questi, ma allora sarà necessaria una motivazione espressa. È importante però quello che poi dice la legge, che fa riferimento a quello che avevo detto all'inizio della mia breve esposizione. Ricordiamoci che comunque l'urgenza non significa non rispetto di norme fondamentali che in questa norma ritroviamo e che non sono, perché addirittura la disposizione utilizza un termine dove dice che la stazione appaltante può operare in deroga ad ogni disposizione di legge, salvo però non solo naturalmente quelle penali, ma anche quelle relative alle leggi antimafia, alle direttive europee, e qui mi ricollego a quanto dicevo proprio all'inizio del mio intervento sull'indicazione del TAR Lazio a giugno. Attenzione, ma le direttive europee, i principi cardine devono essere rispettati, non importa, l'emergenza sanitaria non fa saltare questi principi, e naturalmente dice anche la normativa in tema di subappalto. Quindi, per quanto riguarda il contratto di appalto pubblico sopra soglia, abbiamo questa caratteristica della doppia emergenza che mi sembra estremamente interessante e che comunque mi fa concludere, per cui l'urgenza che autorizza ex lege la riduzione dei termini già previsti nel codice degli appalti, che diventa normalità e non richiede nessuna motivazione, e l'estrema urgenza invece che richiede un obbligo di motivazione e che è davvero in qualche modo un extrema ratio. Velocemente ricordo che poi la normativa prevede la presenza del collegio consultivo tecnico. Devo dire, un organo che ad oggi non ha dato, per quanto mi consta, dei grandi risultati, ma vedremo se in questa prospettiva di grande velocità, di grande emergenza, invece questo collegio possa intervenire. Perché, per esempio, la normativa prevede l'intervento del collegio laddove ci siano dei casi specifici di sospensione, casi di sospensione che sono tipizzati proprio perché il principio del legislatore è che il contratto d'appalto deve arrivare alla sua conclusione, e le sospensioni non sono possibili se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Ed ecco dunque che arrivo poi alla parte sui contratti nella fase di esecuzione, che riguardano, dove secondo me le norme di maggiore interesse attengono al rimborso dei maggiori costi che le imprese hanno sostenuto per adeguarsi alle misure di sicurezza, ed anche un'altra norma che mi sembra importante da sottolineare, che ha previsto un periodo di proroga per l'adeguamento alle misure di contenimento derivante dal virus, e che la legge stessa riconduce alle cause di forza maggiore del 107 codice degli appalti. Ancora solo due parole sulla sospensione. Come ho detto, l'idea del legislatore è che i contratti debbano essere portati velocemente ad esecuzione. Le cause di sospensione sono previste in maniera tassativa, e l'elemento che le caratterizza, a mio parere, che può essere interessante in questa sede, è che è sempre previsto un intervento del collegio consultivo tecnico in qualche modo per stabilire se proprio quelle cause così indicate, per esempio le gravi ragioni di ordine pubblico e di salute pubblica, ma anche le gravi ragioni che possono portare a far ritenere che l'opera non possa essere conclusa nel rispetto delle regole dell'arte, se l'attività venga continuata con quelle caratteristiche, o anche le gravi ragioni di pubblico interesse. Bene, in tutti questi casi è sempre previsto che il collegio consultivo tecnico intervenga in qualche modo fornendo una sorta di ausilio all'amministrazione per operare questa valutazione.
Prima di chiudere volevo solo ricordare un elemento che secondo me è molto importante. Questa commistione, questa difficoltà di rapporto fra le società pubbliche e la normativa civilistica che noi applichiamo alle società commerciali. Sono d'accordo sul fatto che in effetti che la normativa emergenziale non si preoccupi delle società pubbliche, probabilmente è vero che il principio è non se ne preoccupa perché le considera in qualche modo come società comunque, diciamo così, civilistiche, o quindi sottoposte al diritto societario. C'è una norma, a mio parere, molto interessante nel testo unico del 2016 e che in questo periodo ha fatto pensare proprio a chi si occupa di diritto societario. Noi oggi discutiamo molto dell'importanza del fatto che nelle società gli amministratori abbiano l'obbligo di individuare gli assetti organizzativi adeguati delle società. E ne discutiamo perché in questo momento ci stiamo chiedendo quanto la presenza di un assetto organizzativo effettivamente adeguato possa agire nei confronti di una situazione di crisi, cioè quanto la capacità di effettivamente porre in essere degli assetti adeguati possa portare la società ad affrontare meglio la crisi, così come è prevista la crisi di insolvenza, ma che in questa situazione di contingenza sanitaria diventa una crisi estremamente diffusa. Ecco, in effetti il testo unico del 2016 prevedeva proprio quest'obbligo di governance e sono certa che il professor Di Marzio in qualche modo ne parlerà, perché è stato un passaggio importante dalla riforma del 2003, quindi dal 2381 ad arrivare all'odierno 2086. Nel testo unico c'era questa specifica norma di governance collegata anche alla crisi, alla capacità di far emergere la crisi in maniera anticipata. Allora io concludo dicendo questo, questa normativa che così brevemente e in maniera assolutamente sintetica ho richiamato, vuole proprio favorire a questo chiaro indirizzo politico nella volontà di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, proprio nell'ottica di quella ricostruzione di cui così bene ha parlato il presidente Catricalà all'inizio. Ecco, allora il problema però ora si sposta forse sotto un altro profilo, ma queste società pubbliche che devono essere attrici di questa ricostruzione, attrici fondamentali, saranno in grado di reggere l'impatto che la crisi comunque ha portato anche su di loro e quindi potranno essere effettivamente degli attori attivi, così come in fondo questa normativa richiede che essi siano, insieme ad altra, ma certamente anche questa normativa richiede che siano. Grazie. Grazie consigliere, in realtà hai posto l'ardua sentenza. Tra l'altro vedevo mentre lei parlava che il presidente Padrone Griffi un po' accigliato perché prevedeva un aumento dei contenziosi, che è giustamente come amministratore della giustizia la sua prima preoccupazione in realtà. A questo punto passerei la parola chiamo ancora consigliere Di Marzio, al collega Di Marzio, professore ordinario, ma che è stato, come a tutti noto, un consigliere di Cassazione per tanti anni, anche se lui è ancora giovanissimo, ed è membro del Consiglio Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura. Noi siamo amici da tutta la vita e devo dire che lui molti anni fa, quando prese la direzione di Giustizia Civile, unitamente all'attuale Presidente del Consiglio, Giuseppe Conti, io mi onoro tra l'altro di essere il loro comitato scientifico, anche se so che adesso è autosospeso dalle funzioni, in realtà mi chiese proprio di scrivere un saggio molto ampio sul tema della crisi che lui prevedeva da ex giudice fallimentare in realtà avere delle evoluzioni notevoli. Fabrizio, anche se oggi siamo tutti nell'ottica propositiva delle società pubbliche, anche perché devo dire che le società pubbliche hanno anticipato il sistema di allerta e prevenzione. Io ho studiato il sistema di allerta e prevenzione in Francia all'inizio dei miei studi nel 91 addirittura. In verità manco loro hanno mai capito se fosse utile. Io ho molti dubbi che sarà utile nelle imprese, forse nelle società pubbliche viceversa
sono un valido strumento. A te la parola. Grazie Francesco, grazie per un invito così onorevole, di cui però avete anche capito una importante ragione, cioè la nostra annosissima amicizia. No? Io infatti vorrei concentrarmi nei miei 10 minuti proprio sul tema della crisi dell'impresa, sia perché, ahimè, pur essendo quotidiano, oggi è divenuto, come tutti sappiamo, di allarmante attualità, sia perché, tuttavia, questa è una ragione meno transitoria e quindi più importante, proprio nella disciplina delle società pubbliche si è realizzato un passaggio concettuale di cui poi si è proficuamente appropriato per intero il nostro diritto comune della crisi d'impresa, e ciò a dimostrazione di quanto in realtà le commistioni ben architettate ovviamente tra il diritto pubblico e il diritto dei privati possano essere proficue per sviluppi importanti dell'intero ordinamento. Sappiamo tutti, mi ha anticipato Lorenza, lo riferiva adesso Francesco, che sono due articoli fondamentali nel testo unico delle società pubbliche su questo tema, sono gli articoli 6 e 14. Gli articoli 6 stabiliscono il dovere per coloro che governano le società pubbliche di stabilire una serie di assetti organizzativi, tra i quali anche gli assetti che siano adeguati a prevenire le crisi aziendali, perché utili a segnalare degli indici di incipiente squilibrio economico-finanziario. Ma questa previsione generalizzata per l'intero universo delle società pubbliche, sappiamo che sono tantissime, creò una svolta non solo normativa, ma anche concettuale, non solo nel diritto delle società pubbliche, ma nell'intero diritto societario e dell'impresa più in generale. L'articolo 14 prende spunto, no? dall'obbligo stabilito in termini chiari nell'articolo 6 per affermare un principio che all'epoca era nuovo di zecca, e cioè che la continuità aziendale costituisce un dovere per gli amministratori, in quel caso di una società pubblica. E lo stesso principio, senza residui, è stato oggi generalizzato nell'articolo 2086 al secondo comma. Chi decide liberamente di avviare un'impresa assume un complesso dovere sulla continuità aziendale di quella impresa medesima. Sappiamo che questo dovere verso l'impresa si chiarisce non nel senso di un dovere di qualcuno verso un'attività, che sarebbe problematico immaginare, bensì nel senso molto più proficuo di un dovere di colui che ha la possibilità di decidere sull'attività d'impresa, a che la continuità aziendale sia salvaguardata e quindi siano protetti indirettamente tutte le altre categorie di interessi che vi sono connessi, gli interessi dei lavoratori, ma se pensiamo alle società pubbliche e alle grandi società pubbliche, gli interessi di utenze che si spargono su interi territori o addirittura su tutta la comunità nazionale, non ultimi interessi strategici dello Stato-Nazione. Ora, tutti questi interessi sono previsti in presupposto della istituzione di una società pubblica, però qui sono fatti oggetto di un dovere preciso di azione. Chi gestisce una società pubblica deve curare la continuità aziendale. È pure precisato nell'articolo 14 di cui sto dicendo che i soci pubblici di queste società non possono sovvenzionarne l'attività nel caso di crisi, prescindendo da un doveroso programma di ristrutturazione. Questo non vuol dire che non possano sovvenzionare ovviamente l'attività, vuol dire che non possono farlo se non nella prospettiva del risanamento. Ora, con questa regola, quello che noi conosciamo come diritto fallimentare, no? E che oggi chiamiamo, ma a più ragione,
di quanto accadeva fino a qualche anno fa, diritto della crisi d'impresa, subisce uno scarto concettuale molto forte e di cui secondo me non tutti ci siamo finora pienamente resi conto. Il diritto dell'insolvenza non è più il diritto del fallimento, non è più il diritto della liquidazione, è il diritto della doverosa, tempestiva ristrutturazione. Però è singolare che questa, o può apparire singolare, per me non lo è affatto in realtà, come sto per dirvi, che questa regola sia affermata nel nostro ordinamento in primo luogo proprio nell'ambito, nello spazio delicatissimo di azione delle società pubbliche, dove le opportunità dell'azione sul mercato debbono essere sempre declinate in nome della salvaguardia di interessi più complessi di quelli che una normale società è chiamata a gestire e che con una formula di grossolana semplificazione noi possiamo dire essere l'interesse, il cosiddetto interesse degli azionisti, no? In primo luogo, e l'interesse dei creditori in secondo luogo. Perché la approssimazione ormai è inaccettabilmente grossolana? Perché in realtà vi sono diverse e ben più ampie e anche più importanti categorie di interessi, come appunto l'interesse strategico che può rivestire una certa attività, l'interesse alla conservazione dei posti di lavoro, l'interesse delle utenze, dei beni e dei servizi di quelle società. Ora, questi ulteriori interessi sono evidentissimi nel caso delle società pubbliche, potrebbero esserlo di meno nel caso di imprese gestite in forma esclusivamente privatistica. Quindi io trovo naturale che fu quello, l'ambito delle società pubbliche, il luogo di emersione di una nuova sensibilità, che è la sensibilità del diritto della ristrutturazione, dove la ristrutturazione non è un'opportunità che viene offerta all'imprenditore, come ancora oggi è nella nostra legge fallimentare, in attesa che entri in vigore il codice della crisi e dell'insolvenza, ma è oggetto di un dovere. Quindi, benché il contenuto dell'azione economica resti, come deve essere in un sistema liberale, nella assoluta discrezionalità degli amministratori, tuttavia l'obiettivo è predeterminato da un limite negativo che non può essere superato. Qualsiasi scelta deve assicurare, non deve confliggere, con la continuità aziendale. Il problema delle misure di allerta, che come saprete ha tantissimo preoccupato vasti settori della società e ha attivato i sindacati degli imprenditori affinché si spingesse per un rinvio dell'entrata in vigore del codice della crisi, hanno suscitato una serie di perplessità dovute al risvolto esterno delle misure di allerta, ossia a quel complesso meccanismo di doveri di denuncia esterna del fenomeno della crisi che grava come dovere sia sugli organi di controllo delle società che sui cosiddetti creditori qualificati, i creditori fiscali, i creditori tributari, i creditori di prestazioni assistenziali e quant'altro, e previdenziali e quant'altro. Perché si teme che attivandosi questi doveri e quindi attivandosi dei meccanismi di conciliazione all'esterno della società presso i collegi costituiti nelle camere di commercio, la situazione possa in qualche modo sfuggire di mano e possa addirittura aggravare la situazione di crisi che vi è. Però la misura, lo strumento di allerta in realtà si compone di due momenti. Abbiamo detto del momento esterno, ma vi è anche un momento interno, che è quello della dialettica che si sviluppa in seguito all'emersione dell'indice di crisi all'interno della società fra ufficio che gestisce l'assetto organizzativo sulla crisi d'impresa, la direzione generale, il consiglio di amministratore, l'organo di sorveglianza. Ora, nel testo unico delle società pubbliche, è questo il nucleo, ed è questo il nucleo anche in generale durevole della nuova cultura della ristrutturazione, che fa della ristrutturazione una preoccupazione principale ed apicale dell'impresa, piuttosto che dell'ordinamento in cui l'impresa si trovi ad operare. E allora io penso che la struttura che oggi c'è per quanto concerne il diritto delle ristrutturazioni nel testo unico delle società pubbliche, quindi in questo ordinamento speciale a cavallo fra diritto societario e diritto amministrativo, sia più evoluto
degli esiti invece dovuti a sviluppi successivi che noi oggi possiamo censire nel codice della crisi e dell'insolvenza, perché lì nel testo delle società pubbliche il problema dell'adempimento di un dovere è coniugato con una pretesa di chiamata in responsabilità per quanto concerne coloro che poi si sottraggano all'adempimento di questo dovere, amministratori ed eventualmente componenti degli organi di controllo che non si attivino nel caso dell'inerzia degli amministratori. Ma non ci sono poi meccanismi di denuncia esterna, potranno attivarsi invece quelle famose azioni di responsabilità che noi sappiamo essere particolarmente incisive nel caso delle società pubbliche, perché si cumulano varie possibilità, c'è la magistratura contabile che affianca la richiesta risarcitoria, che può avanzarsi invece secondo le normali vie civilistiche. Ecco che io penso che sia questo il valore concettuale dell'allerta: richiamare chi fa impresa all'orgoglio, ma anche alla responsabilità di fare consapevolmente impresa. Bisogna avere la consapevolezza che si utilizzano strumenti delicati che possono creare ricchezza e possono produrre crisi, disagio e povertà. È il modello più concettuale, più efficace, perché tutto ciò si sottolinei, si chiama responsabilità. Ecco, nell'articolo 14 è stabilita una responsabilità. Non sono stabilite esternalità ulteriori di tipo procedurale, cosa accadrebbe se poi la società dimostra di non essere in grado di attivarsi in maniera proficua per risolvere la crisi, perché la normativa si ferma lì, poi ci saranno le azioni di responsabilità. Io credo che questo sia un modo più maturo di concepire la responsabilità dell'azione economica in un paese libero, e penso che in questo senso il codice della crisi d'impresa, pur successivo, no, al testo unico delle società pubbliche, che tratta in maniera estremamente sintetica ovviamente questi temi, io credo che il codice avrebbe ancora da imparare dal testo unico. Vi ringrazio. Grazie Fabrizio, come al solito sei raffinatissimo nei contenuti innanzitutto e poi nell'elaborazione del pensiero. Grazie. E a questo punto passiamo all'anima aziendalistica, diciamo, di questo lavoro e di questa occasione, che si è occupato della parte aziendale, professore Capalbo, che è nel comitato scientifico della nostra scuola Staderini e che è ordinario di economia aziendale, componente del consiglio di sorveglianza dell'organismo italiano di contabilità, peraltro è stato per lungo tempo in quello mondiale, tra virgolette. Francesco, io volevo che tu, con linguaggio possibile per noi mortali, in realtà in particolare ci parlassi degli obblighi di rendicontazione, che in qualche modo sono collegati, obbligatori, in qualche modo sono collegati a quel tema di informazione e responsabilità che caratterizza, tra virgolette, il fenomeno societario, dove la responsabilità limitata è interconnessa con la informazione e con la responsabilità, appunto, al fine di evitarne gli abusi. Prego. Grazie Francesco, grazie a tutti. Naturalmente sono molto onorato di essere in questo contesto, mi sento un po' fuori luogo, nel senso che ho sentito, spero di essere comprensibile. Il tema che io mi sono occupato a lungo, ci sono partecipato all'inizio in Corte dei Conti nel 2003, all'inizio del seminario di formazione, ma la domanda che mi sono sempre posto era: ha senso parlare di un problema di bilancio delle società partecipate? Nel senso che la domanda che mi ponevo in che termini e perché la proprietà pubblica dovrebbe condizionare la tipologia di rendicontazione? Cioè, per quale motivo esiste un problema di bilancio delle società partecipate? Il che vuol dire, se esiste un problema in questo senso, significherebbe affermare che in qualche modo la state ownership, cioè la proprietà pubblica, in qualche modo condizioni o debba condizionare gli obblighi di rendicontazione. Per fare questo è chiaro che non lo devo dire io, l'avete detto tutti brillantemente, le società partecipate si muovono nel contesto delle società partecipate, cioè delle società di capitali, delle regole che sono uguali per tutti. E quindi ricordo solo una cosa di queste regole per poi parlarne insieme diffusamente, che per quel che riguarda il bilancio nella struttura del codicistica ha lo scopo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
Fatta questa premessa, quindi la domanda attorno alla quale si svolge il mio intervento è questo, cioè in che termini una state ownership, cioè la presenza di una proprietà pubblica, deve condizionare gli obblighi di rendicontazione. E allora io due sono le considerazioni che voglio fare, o meglio tre. La prima è quella che riguarda il tipo di domanda che deve essere soddisfatta, la seconda che riguarda la finalità della società e la terza che riguarda i rapporti con il bilancio dell'amministrazione o dell'entità partecipante. Per quanto riguarda il tema della domanda, allora ricordiamo che innanzitutto la regolamentazione della normativa di bilancio, di rendicontazione in genere, può seguire due approcci. Un primo approccio è il cosiddetto free market approach, secondo cui l'informazione contabile è un bene economico come qualsiasi altro. Quindi come tutti i beni è soggetto alla domanda della legge e dell'offerta, e qui quindi la quantificazione ideale, cioè la struttura ideale di questa informazione dipende appunto dall'alterarsi di domanda e offerta. C'è un concetto quasi liberistico che si ispira in teoria alla teoria dell'agenzia, secondo cui nel contrasto tra agent e principal, il principal al fine di ridurre i costi di monitoraggio struttura un'informativa minima o comunque un'informativa per il suo agent, la struttura per il suo principal. Questo significa lasciare libertà, cioè sostanzialmente il mercato che fa le regole sulla base di quelle che sono necessarie. Esiste un altro approccio completamente diverso, che è il regulatory approach, secondo cui l'informazione non è un bene economico come gli altri. Perché? Perché mentre tipicamente il bene economico si viene consumato con l'utilizzo e quindi in qualche modo il produttore di quel bene può scaricare il costo su chi fruisce di quel bene. Quando io produco informazione, in realtà l'informazione è fruibile da più soggetti e quindi io non riesco a scaricare il costo dell'informazione su questi soggetti. Quindi, essendo un bene particolare, allora ci vuole una regolamentazione. Regolamentazione che, secondo quelle che sono le teorie economiche aziendali, crea il cosiddetto level playing field, cioè che tutti giocano allo stesso livello. Quindi un'informazione che ha lo scopo di sanare le asimmetrie informative. Qual è il problema? Che quando tu usi un regulatory approach come quello che di fatto viene utilizzato per la regolamentazione del bilancio delle società di capitali, c'è un rischio di costi eccessivi. Cioè, chi sopporta il costo dell'informazione? Cioè, come faccio a stabilire qual è il livello oltre il quale onerare di un ulteriore obbligo informativo la società significa caricarla di un costo che tutto sommato non è giustificato dalle domande? Cioè, c'è l'esigenza di creare una sorta di equilibrio tra costi e ricavi dell'informazione, che costi e benefici, che è molto difficile. Perché? Perché mentre il costo è tutto su un soggetto, i benefici sono sugli altri. Allora, come si fa a trovare questo equilibrio? Tipicamente quello che noi utilizziamo in economia aziendale, che è anche alla base della normativa civilistica, è un concetto che noi chiamiamo di dependent users, cioè imporre un obbligo informativo ha senso quando ci sono dei soggetti i quali hanno diritto a conoscere qualcosa su quell'azienda, ma non hanno altro strumento al di fuori del bilancio. Ecco, quindi se io ho dei dependent users, alla presenza dei dependent users giustifica l'obbligo informativo. Ora, come si vanno ad andare a cercare questi dependent users? Ma parecchie, alcune diciamo giurisdizioni non italiane, ad esempio in Australia, avevano provato a usare delle regole per cui permettere di analizzare caso per caso. Alla fine questo non succede e si usano due proxy, la dimensione e la forma di finanziamento. Cioè, che cosa si dice? Al crescere della dimensione si presuppone una maggiore presenza di dependent users e quindi un maggior obbligo informativo. Oppure, quando tu ti rivolgi al mercato del capitale, siccome ti finanzi in un modo differente, si presuppone un maggiore obbligo, una maggiore presenza di dependent users e quindi maggiori obblighi informativi. Ecco perché noi ad oggi in Italia ne abbiamo sostanzialmente cosa? Abbiamo il bilancio ordinario e abbiamo il bilancio per le società quotate, uno fatto con i principi contabili nazionali e uno con i principi contabili internazionali. Nell'ambito del bilancio ordinario abbiamo poi il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle microimprese, perché si riducono le dimensioni. Allora, prima considerazione. Noi questo modello lo possiamo estendere alle società partecipate? Francamente, chiaramente, per carità, in questo contesto mi muovo con molta attenzione, io credo di no. Perché? Perché nelle società partecipate esiste sempre un rapporto di agenzia endemico, cioè nelle società partecipate noi abbiamo tre livelli. Anche la società più piccolina, l'amministratore non è il proprietario, ma inevitabilmente ha sempre un principal sopra che è sostanzialmente l'amministrazione, quindi in senso più ampio tutta la collettività. Quindi che cosa abbiamo, come dire, un allungamento della catena di agenzia, ma abbiamo anche un allargamento. Perché? Perché rispetto alle società
pubbliche, gli stakeholder sono molto più numerosi, a parte sono interessati stessamente anche l'opinione pubblica, ma in generale abbiamo utenti, clienti, abbiamo un concetto molto più ampio. E quindi davanti a questa, quindi quello che voglio dire è che a mio modo di vedere, quando c'è la società è partecipata e quindi è finanziata con denaro pubblico e soprattutto se persegue finalità pubbliche, e la presenza di dependent users è endemica, e quindi probabilmente, ecco, come dire, io ho un po' il prurito quando vedo una società partecipata che usa il bilancio in forma abbreviata, perché in quel caso, a mio modo di vedere, la dimensione non giustifica una riduzione della presenza degli obblighi informativi. Quindi, se questo è il primo motivo per il quale probabilmente qualche piccola modifica va fatta, ce n'è un secondo, che forse è anche più rilevante. Le società, ma per carità, ripeto, il contesto è uno di quelli in cui evito di entrare nell'ambito giuridico, però se quando la società ha lo scopo di lucro, è chiaro perché ho ricordato prima il bilancio. Il bilancio dice situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico. Ora, il risultato economico è un indicatore dell'efficienza gestionale se io perseguo il lucro. Perché se io perseguo il lucro e sono nel mercato, se io sono nel mercato, se sono efficiente ed efficace, è anche utile. Cioè, da un'azienda non efficiente in un mercato sostanzialmente non ce la fa, va in perdita perché ha costi eccessivi. E un'azienda non efficace in un mercato va in perdita perché non vende. Ma se io non vivo in un vero mercato e sono in una condizione di semi-monopolio, è evidente che fondamentalmente l'utile non ha senso. Che senso ha dire che l'azienda che raccoglie rifiuti è inutile o è in perdita? Beh, dipende dal tipo di contratto che le fai, perché se le hai fatto un contratto molto generoso sarà inutile e lo stesso sarà in perdita. Che senso ha dire che l'azienda dei trasporti è inutile o in perdita? Dipende da quanto gli hai stabilito il corrispettivo chilometrico. Quindi che cosa vuol dire? Che probabilmente rispetto a questo tipo di società, se la finalità non era il lucro, evidentemente neanche la rendicontazione può essere limitata all'individuazione del risultato economico, ma c'è bisogno di un'informazione in più. Tutto questo lo scopriamo oggi, ma meno che mai, perché se voi andate a vedere le raccomandazioni dell'OCSE, l'OCSE è da anni che fornisce delle guidelines sulla corporate governance delle cosiddette state-owned entities. E in particolare per quel che riguarda la parte della contabilizzazione e della rendicontazione e della governance, fornisce una serie di indicazioni. Io mi sono divertito a guardare quali di queste indicazioni sono soddisfatte dalla nostra normativa e quali no. Ricordiamo che l'OCSE dà delle raccomandazioni, il termine giusto è raccomandazioni. Su alcune cose con il testo unico siamo diventati certamente compliant, su altre meno. Per esempio, l'OCSE dice che il bilancio di una società, diciamo, partecipata dovrebbe avere una chiara rappresentazione degli obiettivi assegnati e del grado di raggiungimento. Quindi che succede? Ad esempio, nell'esperienza di alcuni paesi esiste un documento che si chiama Statement of Corporate Intent. Se noi andiamo a prendere lo Statement of Corporate Intent dell'autorità portuale del porto, diciamo, di Port Kembla, che è un posto che è a sud di Sydney, in realtà troverete che oltre al bilancio ti dice fondamentalmente quanti sono stati gli incidenti sul lavoro, quanti sono stati i richiami, gli scioperi, cioè perché si dà degli obiettivi. Allora dico, il mio obiettivo non è solamente avere l'utile, ma l'obiettivo è aumentare la compliance rispetto ai reati ambientali, ridurre gli incidenti nel lavoro, aumentare, diciamo, il traffico del porto. Allora immagino che lo stesso dovrebbe essere fatto. Se io voglio valutare la performance di una società di trasporti, non devo guardare solo l'utile, ma devo guardare anche come funziona il trasporto. No, è sempre molto semplice. Vuoi fare utili, basta che fai solamente le tratte ricche e non fai le tratte povere, tendenzialmente il bilancio si aggiusta da solo. Questo è un tema che, per esempio, non è presente nella nostra normativa. Un altro tema che non è presente, che affonda le radici però in moltissimi scritti, a partire da quelli del Saraceno, no? Prima il presidente richiamava l'esperienza dell'IRI, no? Quindi noi abbiamo tantissima letteratura in tema di società partecipate, soprattutto in quegli anni. C'era un tema di rappresentare qual è il costo sociale, cioè nel senso che l'OCSE dice indicazione dei risultati finanziari ed operativi con distinta indicazione del costo sopportato per realizzare obiettivi politico-sociali. Quindi che cosa vuol dire? Non mi va più bene che tu dici ma io sono in perdita perché in fondo il mio obiettivo non è quello finanziario ma è quello sociale. Bene, tu devi quantificare il costo dell'obiettivo sociale e me lo devi dire. Cioè io sono in perdita, sono una società di trasporti, faccio l'esempio perché col professore Fimmano ci siamo divertiti a lungo nel settore, se io sono questa azienda, sono inutile, ma o meglio questo è il mio risultato,
purtroppo considera che questi costi sono dovuti al fatto che io devo garantire la tratta, una tratta che non è particolarmente economica. Cioè, quindi noi dovremmo riuscire nel conto economico a isolare il costo sopportato per realizzare obiettivi politico-sociali, perché solo così poi il conto economico depurato di questo costo può diventare effettivamente uno strumento per valutare l'efficienza della gestione. Un altro esempio di non compliance rispetto alla normativa dell'OCSE è l'indicazione di sistemi di selezione adottato per la nomina degli amministratori. Chiaramente questo non è sempre così il caso, esistono di varie società partecipate, ma e quindi però devo dire che è lasciato alla loro iniziativa, o comunque non si ritrova una informativa nel bilancio, così nel bilancio non è chiarito quali sono stati, non sempre è chiarito quali sono i criteri per l'indicazione dei sistemi di selezione adottati dagli amministratori. Quindi avevo detto quali caratteristiche particolari possono derivare al bilancio della proprietà pubblica. Quindi abbiamo detto uno sull'uso di dependent users, quindi indipendentemente dalla dimensione sono sempre da considerare, come noi diciamo, reporting entity, cioè soggetti che dovrebbero dare la maggiore informativa possibile. Due, la finalità, se la finalità non è il risultato economico devi dare un'informativa di bilancio più ampia che mi dia atto di come io raggiungo il mio obiettivo, che inevitabilmente, ma ce lo dice il testo unico, non può essere stata costituita per la finalità di lucro, che è una condizione necessaria nei termini in cui è vista come equilibrio economico, ma non può essere l'obiettivo semplice. E poi c'è un terzo tema che avevo accennato, quello dei rapporti con il bilancio della società, dell'ente controllante. Su questo punto, a mio modo di vedere, si sono fatti dei passi avanti con il testo unico, perché fino a noi ricordiamo che, per esempio, nel testo unico degli enti locali, uno degli elementi tipici, dei casi tipici di debito fuori bilancio è quello della copertura delle perdite della partecipata. Però onestamente debito fuori bilancio è qualcosa che è tipicamente imprevisto, ma nella gran parte dei casi dire che le perdite o l'esigenza di ricapitalizzazione della società partecipata era, come dire, imprevisto, beh, ci vuole coraggio. Ci sono molti casi di aziende che sistematicamente e periodicamente chiudevano in perdita e poi all'improvviso si deve ricoprire quella perdita. Cioè qual è successo, e questo è l'unico aspetto un po' più tecnico, ma con questo concludo, che in realtà le partecipate operano in contabilità economica, le controllanti non sempre operano in contabilità economica e molto spesso, anche se hanno una contabilità economica, non è in effetti quella che utilizzano per la gestione. E allora che cosa voglio dire con questo? Io vi voglio dire che molto spesso la perdita contabile anticipa di gran lungo l'insolvenza. Cioè molto tipicamente io posso avere aziende che hanno un MOL positivo, cioè generano soldi per poter stare in equilibrio, ma sono in perdita perché non ricorrono gli ammortamenti. Che succede? Che se tu sei in contabilità finanziaria, tu quella perdita tranquillamente la ignori, perché non è che hai la svalutazione della tua partecipazione, fin tanto che non sei obbligato a ricapitalizzare. Quindi c'era questo non dialogo tra il bilancio della partecipata e il bilancio dell'ente controllante. Devo dire che adesso poi vedremo quanto ha funzionato, però l'articolo 21 del testo unico inserisce un meccanismo molto interessante, perché dice se tu sostanzialmente amministrazione partecipi una società che eroga un servizio che tu non puoi interrompere e quella partecipata comincia ad avere in perdita, beh, tu prima ancora di dover arrivare all'obbligo di ricapitalizzazione, che sappiamo bene giuridicamente interviene solo in certe circostanze, sostanzialmente sei obbligato a mettere nella pancia del tuo bilancio preventivo già quell'obbligo di copertura, quindi creare un fondo. Ora, che cosa significa? Quindi una società in perdita ti limita il potere di spesa e forse questo potrebbe essere un elemento particolarmente efficace. Io su questo ho concluso, spero di essere stato nei tempi, Francesco. Grazie Francesco, tra l'altro diciamo il tuo riferimento a un profilo aziendalistico, quello dell'utilità sociale, riflette, poi il sistema è unitario, riflette la grande questione che si pone nelle società pubbliche in ordine alla valutazione appunto dell'utilità sociale, che molte volte non viene presa in considerazione. Ci sono addirittura le società cosiddette senza rilevanza industriale, dove per loro caratteristiche l'utile non c'è, nel senso che viene ricoperto quando non c'è tariffazione. Ebbene, purtroppo nell'utilizzare la società noi ritorniamo in quell'assetto per cui talora l'interesse collettivo ben realizzato non risponde all'interesse imprenditoriale e societario e quindi configura una responsabilità. Questo richiederebbe probabilmente, proprio partendo dalle tue riflessioni, fare una seria riflessione poi in termini di responsabilità su questo aspetto.
Per finire, prima di passare alle conclusioni del procuratore generale, in realtà passo la parola ad Antonio Ricchio, che si è occupato in questo trattato ponderoso, ormai così è il termine che l'abbiamo, della parte finanziaria e soprattutto tributaria. Antonio è già rettore magnifico dell'una delle più grandi università italiane, che peraltro lui ha contribuito a portare nella lista delle eccellenze nel suo mandato, e adesso è presidente dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione della Ricerca. Quindi Antonio, al di là del fatto tecnico, ti chiederei proprio, visto che uno dei drivers di cui ha parlato Antonio Catricalà, di queste linee guida per il recovery fund, sia la ricerca e la formazione, chiaramente nei limiti in cui questo può riguardare il tema oggetto del nostro convegno, di farci qualche riflessione. Tu che hai sostanzialmente fatto il manager della formazione, fai il giurista nel settore tributario, adesso presiedi l'agenzia nazionale che è più importante nel segmento del nostro paese. Grazie. Grazie innanzitutto, caro Francesco, un saluto al presidente Buscema e lo ringrazio e gli faccio i migliori auguri per questo suo incarico alla Corte Costituzionale, il presidente Paragoni, Patroni Griffi, il presidente Cantone e tutti i relatori che sono qui intervenuti. Io qui sono nella veste di autore, in primo luogo, e sono felice di esserlo, perché il volume ponderoso, ricco, è sicuramente un'opera magna per quanto riguarda la materia delle società pubbliche, e sono particolarmente grato ad Antonio Catricalà, Francesco Fiumano e Raffaele Cantone per aver voluto anche comprendere la parte fiscale. Devo dire con coraggio, perché il testo unico in materia di società pubbliche omette di fare riferimento alla parte fiscale, quindi in realtà il volume sulle società pubbliche va oltre il testo unico, perché comprende anche una parte che io ritengo sia importante e che grazie anche ai nostri curatori ha trovato spazio, perché la parte fiscale credo possa essere interessante anche per completare l'opera, perché innanzitutto la normativa fiscale prende in considerazione le società pubbliche e l'affronta da una duplice prospettiva, quello della soggettività e quello delle basi imponibili. E con riferimento al tema della soggettività, e qui torno su alcune delle relazioni precedenti, si muove in qualche modo in controtendenza, perché mentre sia dal punto di vista penalistico che dal punto di vista contabilistico le società pubbliche subiscono questo fenomeno attrattivo nei confronti della pubblica amministrazione, quindi in qualche modo vedono estese le regole sia in ordine al controllo che in ordine ai profili di responsabilità penale tipici degli altri ordinamenti contabili e penalistico, in materia invece tributaria si verifica una sorta di divaricazione, perché appunto la soggettività della società pubblica si contrappone rispetto anche alla soggettività e al regime giuridico proprio dell'ente emanante. E questa è una prospettiva che determina una serie di implicazioni anche di natura che economico-finanziaria, oltre che dal punto di vista giuridico, perché l'entificazione e poi anche l'assunzione di una soggettività sia ai fini del reddito che ai fini del RIVA comporta anche una rilevanza fiscale del fenomeno della società pubblica e talvolta anche un aggravio di costi, perché il carico fiscale rispetto magari a scelte interne a quelle che la pubblica amministrazione avrebbe potuto compiere determinano comunque un carico fiscale non sempre trascurabile. A questo riguardo, anche nel volume, abbiamo voluto prendere in considerazione anche degli orientamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che si muove in una direzione leggermente diversa rispetto a quella compiuta dal nostro legislatore. Il legislatore italiano valorizza la forma giuridica societaria per segnare l'applicazione sia dell'IRES che dell'IVA, e quindi tutto sommato l'omologazione delle società pubbliche a qualunque altro tipo di società, con la conseguenza di rendere applicabili le imposte che ordinariamente si applicano alle società private. In ambito invece europeo si tende sempre di più a distinguere fra società che esercitano anche servizi amministrativi come affidatari anche da parte dell'ente pubblico rispetto a società che invece svolgono servizi di natura economica. Questa distinzione è presente anche nella direttiva IVA quando si fa riferimento agli enti che esercitano pubbliche autorità, ma poi in qualche modo evaporata, perché
anche le normative nazionali hanno sempre di più valorizzato le forme giuridiche, quella societaria, perdendo anche di vista anche le funzioni, la natura delle stesse e poi la rilevanza anche economico, commerciale o non commerciale delle attività svolte. Alcune delle sentenze della Corte di Giustizia tendono a distinguere fra attività che la società pubblica svolge in proprio e quindi come tali assumono rilevanza anche ai fini dell'imposizione del reddito o sul valore aggiunto, e invece attività che la società pubblica svolge per conto dell'ente anche di cui è, o per il quale opera, molto spesso in house, e quindi anche il parametro del controllo che rientra anche in modo determinante. E qui ci siamo un po' divertiti anche nel volume a prendere in considerazione questi orientamenti un po' innovativi anche della Corte di Giustizia, che poi sembrano quasi ricondurre, analogamente a quanto accade in materia contabile e amministrativa, all'interno del regime tributario dell'ente, anche quello della società pubblica stessa. E qualche apertura si intravede anche con riferimento alla disciplina dell'IVA di gruppo, che l'Agenzia delle Entrate, con una recente circolare, ha riconosciuto anche applicabile in questa materia. Quindi delle prospettive interessanti che lasciano probabilmente immaginare una nuova edizione del volume, in cui fra qualche anno torneremo ad occuparci del tema, perché appunto anche gli interventi e le relazioni che mi hanno preceduto evidenziano anche una forte anche mobilità o interesse del legislatore a prendere in considerazione questi aspetti. E probabilmente anche il contesto Covid renderà necessario anche tornare su questi temi. Dico probabilmente perché molti dei profili che sono stati anche in precedenza richiamati saranno probabilmente interessati anche dalle norme in corso di adozione o da quelle anche già emanate. Pensiamo per esempio al tema su cui anche poc'anzi interveniva Francesco, della utile perdita di equilibrio economico-finanziario, cioè anche gli assetti gestionali che sono previsti dal testo unico in materia di società pubbliche, che segnano anche delle importanti novità rispetto al passato, ma che probabilmente dovranno essere ripensati e rivisti nel momento in cui le società pubbliche saranno chiamati molto spesso, o probabilmente ancor di più nella fase di crisi Covid, ad esercitare delle attività che i privati avranno invece dismesso, o comunque saranno richiamati anche a rideterminare anche i propri assetti gestori proprio in considerazione degli effetti della crisi. Ma Francesco mi ha posto una domanda con riferimento specifico alla mia attuale funzione di Presidente dell'Agenzia Nazionale di Valutazione Universitaria. Il nostro paese ha un'agenzia alla quale sono stato chiamato, che si occupa di valutare, di accreditare, di riconoscere i corsi di studio, istituzioni e soprattutto di promuovere la qualità nel sistema. E il profilo della qualità del sistema dell'università e della ricerca è strettamente connesso alla progettualità a cui gli enti stessi sono chiamati. È vero, proprio le risorse del Recovery Fund sono strettamente connesse alla qualità dei progetti presentati. Non si tratta quindi di erogazioni a pioggia o di sussidi che l'Unione Europea attribuisce agli enti e agli stati membri, ma si tratta di erogazioni finalizzate alla realizzazione di progetti. E quindi la qualità progettuale, la capacità anche di sviluppare progetti in grado di affrontare le emergenze della crisi e di promuovere un effettivo rilancio dell'economia, è condizione essenziale perché queste risorse possano essere erogate. In questa prospettiva, la ricerca e l'innovazione sono i driver lungo i quali si deve muovere anche il rilancio e il superamento dell'attuale crisi pandemica. In questa prospettiva quindi diventa fondamentale anche l'azione a cui il governo è chiamato, ma che dovrà necessariamente coinvolgere il sistema dell'università e della ricerca, perché è in grado di esprimere quelle progettualità meritorie di essere finanziate. Complimenti ancora per questa bella iniziativa e grazie Francesco per averci coinvolto, per aver anche contemplato e compreso nel volume la parte fiscale, che credo però in un'ottica anche di sistema possa essere interessante. Grazie a te Antonio, la possibilità di avere un'eccellenza del settore quale tu sei da anni, nonostante sia ancora giovanissimo. Allora, dulcis in fundo, a questo punto in realtà
Per concludere passo la parola al maestro Luigi Salvato, lo qualifico maestro perché lo dico sempre, lo ritengo il mio maestro, per, soprattutto maestro della passione per il diritto, in particolare il diritto commerciale, perché lui è in realtà è un giurista tutto tondo, però nasce, anzi la seconda fase della sua vita, perché la prima è stata quella di penalista, di giudice istruttore, e ha in qualche modo mi ha indirizzato verso la mia passione e anche delle, per le società pubbliche. Un po' di anni fa lui se ne occupò come giudice a latere nella in Corte Costituzionale, come giudice assistente. E io però volevo chiedergli, diciamo, esonerandolo dal presentare questi volumi ponderosi, perché lui è talmente bravo che in realtà sono stati tanti e tali gli interventi, per cui vorrei che noi tutti l'ascoltassimo su una riflessione che non richiami appunto i temi del libro in cui sarebbe collegato, ma un suo ragionamento, come lui mi ha insegnato a fare, sulla fattispecie, sia soprattutto però in una chiave, come devo dire, ottimistica, nel senso che lui è un ottimista di carattere, quindi anche se oggi è al vertice della Procura Generale della Cassazione, ripeto, lui è soprattutto un giurista nel senso nobile del termine, quando il giurista si fa anche mediatore nel senso nobile degli interessi sociali ed economici del paese. Prego, Presidente. Grazie Francesco. Ovviamente mi associo subito alla posizione del professor Di Marzio. Queste parole, così come il professor Di Marzio aveva fatto presente di avere un rapporto di amicizia, il mio è ancora più risalente e la mia presenza credo oggi è stata richiesta da Francesco Firmanoi gentilmente anche dagli altri coautori, essenzialmente perché ho tra virgolette assistito Francesco Firmanoi nella sua prima nota a sentenza e ho scritto la prefazione del primo volume che ha scritto oramai 30 anni fa sul GEI, quindi quasi ricollegandosi evidentemente a quell'inizio ha chiesto la mia presenza. Sono innanzitutto grato non solo per avermi consentito di intervenire, ma per il tipo di introduzione. Cioè, mi ha sollevato da due compiti che francamente erano impossibili. Quello di trarre le conclusioni, perché non potevo banalmente fare una sintesi di interventi che sono stati di tale profondità e chiarezza che ovviamente qualsiasi sintesi sarebbe fuori luogo. Quanto alla presentazione del trattato, oramai suggerisco di fare una ristampa con l'aggettivazione suggerita dal presidente Padroni Griffi, trattato, tra parentesi, ponderoso sulle società pubbliche. Si tratta di 62 autori, 51 saggi, quindi era pressoché impossibile illustrarlo. Allora, raccogliendo l'invito di Francesco Firmanoi, mi limito a una considerazione che francamente mi è sorta, che poi posso riassumere in un interrogativo, sia leggendo il trattato, sia sentendo gli interventi. Allora, il trattato muove dal convincimento che le società pubbliche sono una vera e propria fattispecie. Certamente è vero, forse mi spingerei oltre, data la moltiplicità delle norme che lo regolano, è un vero e proprio istituto giuridico. Qual è l'obiettivo del trattato? Dicono i curatori, ricostruire in un quadro armonico la moltiplicità di norme e risolvere il problema del caso concreto. Non me ne vogliono i curatori, da questo punto di vista è l'obiettivo tipico di ogni trattato, quindi non avremmo alcun elemento di novità. Ma la domanda che mi è sorta sentendo gli interventi e leggendo il trattato: è possibile individuare una ragione generale, preliminare della difficoltà della materia per proliferare delle questioni? Ho cercato di dare una risposta a questo interrogativo e la risposta è che la sensazione, se volete la suggestione, che in me è maturata e che addirittura sono ben oltre che una fattispecie. Sono quasi una metafora, cioè in pratica le società pubbliche mi sembrano che assurgano ad emblematico paradigma
delle ragioni della crisi del nostro tempo. Perché? Cerco di spiegarmi. Sappiamo tutti che un sistema giuridico, per dirsi efficace e razionale, deve permettere di rispondere a quattro domande, semplificando: che cosa si può fare, come si deve fare, quali sono le conseguenze legali di ciò che si fa, a quale giudice, come e perché ci si può rivolgere. La risposta perché un sistema, un ordinamento funzioni, non deve essere sempre affidata a sapienti giuristi. Ai sapienti giuristi spetta di ricostruire il sistema e di dipanare le situazioni dubbie, ma la risposta deve essere data con immediatezza, non dico dalla generalità dei cittadini, ma per temi tecnici, quale quello che affrontiamo, almeno dai pratici. Orbene, che cosa è accaduto nelle società pubbliche nel nostro tempo? A partire almeno dalla fine dello scorso secolo, la rapidità delle modificazioni che ha interessato la società economica e politica ha determinato il tramonto di quello di quella che era definito il tempo della modernità giuridica, che era dominato dall'ideale illuministico del diritto chiaro e preciso. Il diritto si identificava nella legge e i conflitti erano risolti dando attuazione a questi precetti posti dal legislatore in base a un'operazione di logica formale. Questo mondo della modernità, se mai esistito nei termini che ho sintetizzato, ha ceduto il passo a un tempo nuovo, che è il tempo definito da Paolo Grossi della postmodernità. In questo tempo domina l'elasticità e la fattualità del diritto. Il diritto è frutto di invenzione ed anche la giurisdizione comune opera per principi e il giudice comune costruisce la regola del caso concreto caso per caso mediante la loro attuazione e il bilanciamento dei valori. Opera ermeneutica che prima era esclusiva delle corti costituzionali. Allora, se questo è vero, se abbiamo vissuto e stiamo vivendo quest'epoca di passaggio, la domanda che ci dobbiamo porre è: ma come si colloca la disciplina delle società pubbliche rispetto a questa evoluzione? Ebbene, da tutto quello che ho ascoltato, è la sensazione che le società pubbliche siano come rimaste a mezzo del guado tra le due epoche, e questa è la causa delle complessità, perché la disciplina è connotata sicuramente dai caratteri sia della modernità, laddove ci si spinge a delle norme generali e per principi, ma poi si indulge alla postmodernità con un dettaglio che è addirittura esasperante. Elemento ulteriore di contraddizione: questa disciplina come viene applicata? Viene poi applicata dai giudici secondo lo schema della postmodernità, e in questa ambiguità si annidano tutte le difficoltà delle quali abbiamo sentito. Pensiamo dal punto di vista della disciplina. Il presidente Buscema giustamente parlava di incertezza normativa. I curatori nel saggio introduttivo ne danno atto e dicono: se da più parti richiesto un intervento normativo, che tuttavia reputano inopportuno, e lo è, però resta il vizio di fondo di una disciplina che è altalenante fra norme generali e una regolamentazione esasperatamente minuziosa e di dettaglio. Ma la primazia auspicata dagli curatori del trattato, la primazia dell'interprete, e l'epoca della postmodernità esige norme che devono essere poche, chiare e precise. Allora, guardate, mi sorge addirittura un dubbio, forse è impopolare quello che sto per dire, un dubbio sull'opportunità del proliferare della cosiddetta soft law, che oggi va così tanto di moda. Perché, se mi si consentite una divagazione, io credo che non ci sia stata mai contraddizione più grande di quella del termine soft accostato al law in questa epoca postmoderna, perché non c'è nulla di più hard di una disciplina che è contenuta in fondi di varia efficacia, ancora più nel nostro ordinamento a fronte della proliferazione delle autorità di garanzia.
che emanano una serie di atti che non sempre consistono in atti tipizzati, lo abbiamo sentito pure in alcuni degli interventi, anche del Presidente Patroni Griffi, a volte si risolvono in interpretazioni di incerta vincolatività e la cui efficacia è legata non all'autorità in sé, ma molte volte, parlo degli atti atipici, all'autorevolezza della persona che in quel momento ricopre la istituzione. A questo dettaglio esasperante si contrappone, come ho detto, l'applicazione delle norme secondo parte dei giudici, secondo i criteri della postmodernità. E questa era la prima contraddizione. La seconda ragione del valore simbolico delle società pubbliche è che, come ho detto, oggi ci sarebbe bisogno di norme che esprimano idee forti, chiare e condivise. Questo sicuramente non c'è nel sistema delle società pubbliche. E perché? Perché l'impianto originario del codice civile era chiaro ed era improntato a una scelta precisa. Cioè si era privatizzato il potere economico dello Stato per realizzare un'efficiente iniziativa pubblica, ma nel rispetto del mercato e delle sue leggi. Questa scelta, tutto sommato, è stata mantenuta ferma anche quando a partire dagli anni Ottanta è divenuta vincente l'idea del mercato. Ma si è introdotto un elemento di novità, perché proprio quest'idea del mercato è, se mi si consente il termine, una sorta di iperliberismo con il turbo, ha fatto sì che il mercato è stato ritenuto in grado di fungere anche da regolatore del funzionamento dei servizi pubblici, meglio degli strumenti del diritto amministrativo, fino ad ipotizzare che gli enti regolatori dovevano mimare il mercato. Ma questa concezione, che si basava su un convincimento sulle delle cosiddette virtù salvifiche del mercato, e ispirato ad un orientamento naturalistico dell'economia, era ben diversa dalla concezione del 42, che bene o male si era ben inserita anche nei principi costituzionali. E questa idea però ha iniziato a sgretolarsi sotto i colpi della crisi, prima della crisi finanziaria ed economica generale dello scorso decennio, poi adesso sotto quelli della pandemia. Ed hanno ripreso forza le analisi di Natalino Irti, che aveva ammonito che la conformazione del sistema economico è sempre frutto di una decisione politica, perché il mercato non esiste in natura e non è vero che al diritto spetta solo il compito di riconoscere e adeguarsi al mercato. E allora a me sembra che sia dubbia la compatibilità dell'idea delle società pubbliche, quale era nel codice civile, quale è evincibile dalla Costituzione, con quella emersa negli anni Ottanta. Ancora più perché si sono aggiunte ulteriori aporie che i saggi, e in particolare mi riferisco a quelli di Francesco Fimmanò e di Raffaele Cantone, hanno efficacemente dimostrato, allorché hanno chiarito che agli intenti, per così dire, nobili, che erano a base dello sviluppo delle società pubbliche, se ne sono affiancati altri di segno del tutto diverso. Perché? Perché le società pubbliche si sono rivelate troppo spesso degli strumenti in grado di conservare un'area di privilegio in deroga ai principi della concorrenza, di permettere l'aggiramento di alcuni vincoli tipici dell'attività amministrativa e di dotare, o almeno di cercare, perché poi questo fortunatamente non si è rivelato vero, di cercare di dotare che coloro che le amministravano di una sorta di scudo costituito dalla natura privata della società. Era evidente, era scontato che c'era una possibilità di distorsione delle ragioni, degli scopi delle società pubbliche, che ha fatto immediatamente emergere il rischio dell'indebolimento della tutela dell'interesse pubblico. E questo rischio è stato fronteggiato dai giudici, inizialmente soprattutto i giudici amministrativi e contabili, attraverso l'utilizzazione della giurisdizione secondo il canone della postmodernità, mediante il recupero della regolamentazione pubblicistica, che nella versione più avanzata e più spenta aveva condotto alla riqualificazione del soggetto da privato a soggetto pubblico.
Intervenuta la famosa sentenza Rohrdorf del 2013, intervenute le sentenze della Cassazione sulla fallibilità delle società pubbliche, il dialogo tra giudici comuni, e Corte Costituzionale e infine il legislatore ha portato a risolvere alcune questioni con il testo unico. Qual è la cifra che caratterizza il testo unico? È quella dell'affermarsi del cosiddetto diritto misto, cioè del diritto che indica un ambito nel quale l'attività di determinati soggetti è governata contemporaneamente da due differenti branche del diritto che convivono e quindi si dà una rilevanza anche all'attività in senso oggettivo. Allora la domanda che si pone, ma finalmente potremmo ritenere che grazie a questa emersione del diritto misto tutti i problemi sono superati. Non è così. E perché non è così? Perché le interrelazioni con i principi del diritto pubblico sono cospicue e sono talmente complesse e complicate che non possono essere risolte con la spada e il testo unico solo in parte riesce a comporre un codice unico delle norme in tema di società pubbliche, essendo poi complicato capire quali del diritto civile sono applicabili. E allora, tra tutte le questioni, ricordiamo quella di la difficoltà di stabilire come dobbiamo intendere l'interesse sociale. Per i commercialisti sanno bene che già nell'ambito civilistico è quasi un enigma impossibile da sciogliere, stabilire che cosa sia l'interesse sociale. Il problema è aggravato per la possibilità e i limiti che in questo interesse trovi ingresso l'interesse pubblico fino al punto da permettere una funzionalizzazione della società. E questo e non altro è il profilo che è poi sotteso a tutte le questioni del fenomeno dell'eterodirezione e alla disciplina della crisi e peraltro da ragione della possibilità di avere previsto per le società pubbliche una sorta di efficientamento ex ante della gestione della crisi che ha dato luogo a un vero e proprio microsistema di allerta e prevenzione. Ma ancora più complicato è conciliare alcune deroghe della disciplina con i principi generali. Perché? Perché la specialità delle deroghe e diventa progressivamente più intensa rispetto al grado di partecipazione del socio pubblico e all'integrazione dell'ente nell'organizzazione dell'organizzazione dei servizi di interesse pubblico. E da qui nasce la problematicità dei profili affrontati da Stefano Battini della nomina e della revoca degli amministratori, dell'applicabilità agli amministratori scelti dal socio pubblico del meccanismo dello spoil system che solo in parte sono stati diradati dalla giurisprudenza di legittimità. Allora guardate, per utilizzare un'immagine figurata, a me sembra che al fondo resta irrisolto la complessità dello status dell'amministratore della società pubblica, perché a me sembra quasi evocare la figura di Arlecchino, che deve essere cioè servo di due padroni, quello pubblico da cui in sostanza trae la sua designazione, è quello privato, in quanto la società, benché partecipata dall'ente pubblico, resta pur sempre un soggetto di diritto privato. Gli obblighi e le responsabilità degli amministratori poi si diversificano ulteriormente e abbiamo ascoltato tutti i problemi relativi alla disciplina dell'anticorruzione. Perché le società pubbliche sono state ricomprese formalmente nel recinto dell'anticorruzione, ma con diversificazioni, in particolare tra controllate e partecipate, che complicano la regolamentazione. Infine, sempre sugli amministratori, guardate, a me sembra che resti ancora centrale e irrisolta la questione della responsabilità degli amministratori per il danno erariale, che certo si è giovata della sentenza Rohrdorf del 2013, si è giovato del testo unico, però in disparte l'affermazione della giurisdizione contabile per le società in house e senza soffermarsi sul problema della duplicazione delle responsabilità che ci ha ricordato Francesco Fimmanò, sta di fatto che
la società pubblica è una società che comunque utilizza delle risorse pubbliche, comunque svolge molte volte un'attività pubblicistica, a prescindere dall'intensità della partecipazione. E quindi non possiamo d'emblée porre da parte la questione della tutela dell'interesse pubblico. Di qui il permanere di quelle due strade. Una, quella della Corte dei Conti, che fa valere la responsabilità amministrativa del socio, perché se non si può colpire l'amministratore laddove il danno è diretto nei confronti della società, a me sembra che restano degli spazi per agire nei confronti del socio che, non esercitando i poteri di socio e quindi non attivandosi all'interno della società, comunque cagiona un danno all'ente pubblico. L'altro, e con tutta la problematicità, è quello relativo alla configurabilità di un rapporto di servizio in conseguenza dell'utilizzo di risorse pubbliche, che è una questione sufficientemente complicata, la cui risoluzione è ulteriormente complicata dal sistema di giurisdizione che abbiamo nel nostro ordinamento. E mi avvio alla conclusione. Perché questa collocazione delle società al confine tra due epoche, l'epoca postmoderna, l'epoca della modernità e l'epoca della postmodernità, e al confine tra due branche, il diritto civile e il diritto pubblico, enfatizza la questione del giudice a cui ci si deve risolvere per il risolto dilemma e per il risolto contrasto che c'è molto spesso fra le giurisdizioni. E quindi abbiamo una proliferazione dei regolamenti di giurisdizione, ma sarebbe il meno. Il vero problema è il tipo di risposta che viene data alle questioni, perché i nostri padri costituenti immaginarono la tutela dei diritti innanzi ai giudici amministrativi in ipotesi assai limitate. Nel momento in cui si è avuta l'espansione della giurisdizione amministrativa e allorché è venuta meno la possibilità di interpretare l'articolo 111, ultimo comma, della Costituzione nel senso di garantire la nomofilachia, che è una funzione fondamentale nell'ordinamento perché garantisce il principio di uguaglianza, si è negata la possibilità dell'esercizio della nomofilachia da parte della Corte di Cassazione, salvo, vedremo gli esiti del rinvio pregiudiziale fatto poco meno di un mese e mezzo fa dalla Corte di Cassazione proprio per chiarire questi profili, abbiamo che possiamo avere la possibilità di giurisprudenze contrastanti e di risoluzioni diverse di questioni relative ad uno stesso ambito. Allora, e mi avvio veramente alla conclusione, astenendomi perché è poco elegante dal fare i complimenti ai curatori e agli autori del trattato, ma dando per scontato questi complimenti, mi chiedo e vi chiedo qual è allora la strada da percorrere per realizzare soluzioni soddisfacenti, qual è l'approccio resiliente al quale ci sollecitava Francesco Fimanò, l'approccio resiliente per evitare i periodi di decadenza e per ritornare a un classicismo, sia quello di operare, non noi, ma il legislatore prima e gli interpreti poi, delle scelte chiare e precise, innamorandoci non di astratte costruzioni dogmatiche, ma tenendo presente che quelli che vanno tutelati sono i valori e i valori sono tutelati anche attraverso scelte chiare, precise, costanti e condivise. Complimenti ancora agli autori e ai curatori del trattato e vi ringrazio. Grazie Presidente, magistrale come sempre, come in realtà vi hai insegnato a imparare da te. E questo è il risultato finale di questa condizione, di questa nostra occasione di oggi. In realtà di tutti noi che studiamo, quando c'è l'occasione di imparare, come oggi ho imparato tanto, sento sempre la passione per quello che facciamo.
Grazie veramente a tutti, è stata un'occasione indimenticabile, in un momento purtroppo indimenticabile per altri motivi, in cui cerchiamo di dare il nostro contributo scientifico, tecnico, professionale, istituzionale alla nostra amata Repubblica. Grazie a tutti. Grazie a te Francesco. Complimenti Francesco. Buona serata. Grazie a voi. Grazie a tutti. Bene. Grazie a chi ci ha seguito. Grazie.